quello che state ascoltando le Fumble. Fumble! Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia, in italiano. E dentro Fumble ci sarà la porcata sponsor di com'è quel gioco. Esatto. Io ho sentito un fremito nella toscanità. Però sì, l'ho detto apposta per te, per festeggiare il fatto che sarai qui per 3 anni. Fumble lo trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it. Se ci state ascoltando in diretta, vuol dire che sapete che abbiamo una pagina Facebook e state guardando il video. O ci seguite su Spreaker. Non fa partire il video? Se ci seguite su Spreaker, perdete anche 2 minuti della vostra giornata per andare su iTunes e lasciare una recensione del podcast a 5 token custom della Fantasy Flight, che stanno riempiendo questo tavolo come se non ci fosse un domani. A furia di vedere sti dadi così, secondo me a te ti ritornano gli stress post-traumatici di Star Wars e non vedi l'ora di giocare a Genesis. E a proposito di Star Wars, grazie non l'ho fatto apposta, giuro. Grazie al nostro ascoltatore che vuole rimanere anonimo, ma che ci ha regalato Star Wars Assalto Imperiale, che è sto pacchettone gigantesco di roba in cui c'è dentro, per la mia felicità, anche una TST da montare. E che verrà usato per le seguenti cose: uno, per una puntata di com'è quel gioco in cui effettivamente proveremo Assalto Imperiale. Due, quando finalmente torneremo a mettere le mani sul Genesis, non è detto che non si usino le miniature di Assalto Imperiale, che sono un po' più moderne di quelle fantasy standard, perché sono di Star Wars. Mi sembra giusto. Il che mi sembra grossi guai per i giocatori. No, il che vuol dire che dobbiamo far sparire la TNT prima di Genesis. Ma guarda, se è secondo il film la TNT è facile eliminarla. C'è parecchio tempo prima di far sparire la TST, anche perché abbiamo deciso che la prossima campagna che giocheremo è della Leggenda dei Cinque Anelli, quindi c'è tempo. Non vi preoccupate, oppure sarete scontenti di questa cosa, ma vieteremo a Manto di fare l'accento. Ma però secondo me alcuni sono scontenti della cosa, quindi non so, metà e metà, dai. Oddio, non so, io mi ricordo. Io sono molto contento. Io mi ricordo il Feng Shui. Una campagna in quella maniera, no. Non ce la farei. No, anche perché da quello che ho letto è abbastanza serio, quindi vediamo di non fare i soliti cialtroni. Sì, è abbastanza serio e va giocato con criterio e con un'idea precisa di che cosa stiamo facendo, quindi... Quindi dobbiamo fare un'intervention? Sì, probabilmente sì. È estremamente probabile che dovremmo fare un'intervention. Il video in questo momento su Fumble, su Facebook, potrebbe avere dei problemi, speriamo che si risolvano, comunque ci sentite lo stesso, quindi in caso grazie. Ascoltateci. L'ultima volta che abbiamo giocato a Warhammer è stato ormai un mese fa. Nel frattempo sono successe Albe di Cthulhu, Ultime Torce, Shin Sembra quasi Chiara, l'anno scorso. Tutto. E Simone, già che hai questa bella notizia per oggi, fai il riassunto di questa notizia. Ah, così. Allora, vediamo se ricordo tutto bene. Allora, ci eravamo avvicinati al cimitero di Mor e in procinto di entrare... Alarico parte in quarta entrando nel cimitero, beccandosi un fulmine in mezzo agli occhi. Al che, dopo uno shock cerebrale degno di nota, decide di mettere la pietra dentro il contenitore da esorcista. Ci avventuriamo all'interno e... Queste due carte sono diventate croccanti. Chissà come mai. Sono quella della Coca-Cola? Sì. Ci avventuriamo all'interno e la statua decide di farci il suo caro salutino insieme a un'orda di non morti che si risveglia, mentre vediamo alle nostre spalle un tizio che si allontana. Lo vediamo per un secondo e poi non lo vediamo più il turno successivo, impegnati dal combattimento e impossibilitati a raggiungerlo. Riusciamo, non senza uscirne illesi, a sconfiggere i non morti che ci hanno attaccato. Non mi ricordo se Eladriel è lì che viene colpita da un... Sì, viene colpita lì durante il combattimento da un fulmine, no? Dalla statua, da un fulmine, se non sbaglio. Da un fulmine che lei ne subisce di più di Alarico. Ah, già, e è vero, coma. È vero, giusto.
Giusto. Perché non è in grado di reggere. Io mi ricordo di aver tirato giù la statua mettendogli la bomba nel culo al cavallo. Esatto. Esattamente così. Sono metodi anche quelli. Comunque, riusciamo a sconfiggere gli avversari. Arriviamo in un mausoleo qui. No, non era qui, era un. Era l'unico edificio del cimitero, in realtà, che fungeva un po' da magazzino, un po' da ossario, un po' da tutto. Che abbiamo capito c'è stato qualcuno dentro a cercare qualcosa e che non l'ha trovata. Esatto. Varin, facendo le sue ricerche, è riuscito a trovare un manoscritto che apparentemente nel cercare dalla persona precedente era semplicemente caduto per terra. E recuperandolo ha trovato un codice che ha compreso, e siccome aveva paura della reazione di Alarico, perché il luogo dove ritrovare la pietra era la tomba di un fedele di Mor, ha preso e è andato da solo a tirar fuori la pietra, mentre voi due eravate fuori non so per quale motivo, non ve lo ricordo. Mi ricordo che avevo detto che stavo dentro per studiare il codice, anche se l'avevo già tradotto, perché voi due volevate uscire fuori e te portavi via lui. Non mi ricordo. Io sono andato a inseguire le tracce del tizio e ho scoperto che è uscito da un buco del cimitero laterale e che ha lasciato delle tracce rispetto alla direzione in cui si è recato, perché sono andato a vedere le tracce più che altro per capire se erano sufficientemente pesanti per aver portato via una pietra. In realtà erano leggere e quindi eravamo sicuri che lui non l'avesse presa. Che avesse tentato di prenderla sotto il piedistallo della statua dove avevamo trovato i graffi, ma non l'aveva acchiappata. E quindi a quel punto tu, attraverso gli studi sui libri dentro, avevi scoperto che c'era un falso indizio. Sì, c'era una prima... Sì, che era falso. E che in realtà la pietra si trovava esattamente... No, nel cimitero sotto la tomba di un fedele di Mor. Questo esatto, esattamente. Motivo per cui non l'ho detto ad Alarico. Poi abbiamo preso la strada delle tracce. Beh, Alarico lo sa che coi cadaveri li puoi anche prendere e dissacrare, non gliene frega niente. Beh, oddio, su un fedele di Mor non ero comunque. No, non gliene frega niente, quella è carne morta ormai. Ma la salma non c'è. Sì, sì, ma io non ho rischiato. È lo stesso valore della Simmental. Anzi, la Simmental ha più valore perché te la puoi mangiare, quindi è ancora peggio. Come i bambini. Oddio, no, non mi ricordiamo cose brutte. I funghi, i famosi funghi di Alcanzere. Ma quella era un cancro. No, quella era peggio perché erano senzienti. I saporiti sono molto saporiti, devo esatto. Ammetterlo. E abbiamo rintracciato le tracce fuori e cominciato a seguirle e capito due cose: primo, che l'elfo aveva bisogno di cure, perché io da solo non ero riuscito a stabilizzarla. Io ho provato, ma non sono riuscito a neanche a curarla. E che Olaf non era più all'esterno del cimitero dove l'avevamo lasciato, se ricordo bene, comunque era lì all'esterno. Sì, era rimasto fuori a fare un giro di controllo e vedere che non entrasse nessuno. Ma c'erano delle tracce di Olaf che stavano seguendo le impronte che stiamo seguendo del tizio, esatto. PS Diluvia. PS, quest'ultimo PS in realtà viene corretto subito perché notate che la pioggia inizia a diminuire. Non istantaneamente, però sentite che la tempesta un po' si sta placando. Non siete sicuri se sia dovuto al fatto che avete recuperato un altro pezzo della pietra, quindi la vicinanza tra le pietre magari sta sconvolgendo qualche cosa all'interno dell'ecosistema locale, o se fosse in realtà un incantesimo di Egon magari, o di Eladrel che voleva coprire delle tracce che adesso, essendo svenuta, sta venendo meno. Le possibilità sono tante, il risultato sicuro è che in questo momento la pioggia sta diminuendo. Da un buon anno non ci capisco una seppia di magia, quindi per me sta smettendo di piovere e basta. Che l'oscura presenza su questo luogo si sia finalmente cessata. Forse adesso i miei poteri possono funzionare. E provo a rimuovermi la fatica. Prova a rimuoverti la fatica. Fai sto primo tiro da 76 dadi. Ma perché mi ero convinto. Guarda, ti aiuto, tieni. 5 blu, 3 gialli, 5 bianchi. 5 blu, 3 gialli e 5 neri. Me li sono segnati così, tac. Tac. Aspetta, c'erano troppi gialli. Perché l'altra volta avevo provato a fare due cure, non me ne era entrata neanche una. Quindi ero convinto che i poteri qua non funzionavano. Vediamo se è ancora così. Ah no, difficoltà.
2, però dovrei avere un qualcosa in più perché sono nel tempio di Mor, giusto? Sì, dovresti avere un bianco in più, se non erro. Ma perché li ho tirati qui? Non si sa. Vabbè, ormai. 3. C'è un lanciadadi apposta, esatto. Ma tu lanci fuori perché sei una capra. Devi tirare un giallo ancora. Sono 1, 2, 3, 4, vabbè, sì. Rimuovo la fatica, lo stress. Sono tipo 5 successi con 8 vantaggi. No, questa sta troppo davanti. I miei poteri sono tornati, compagni. Non siete felici di questa cosa? Ah, finalmente. Se poi puoi curare anche me, mi fai un piacere. Sei benissimo. Ah, oh. Lo sei segnato a parte. Sto benissimo. Prima vediamo però con l'elfa. E provo a fare quello per rimuovere la ferita critica. La sua era una ferita critica da 3. Questa è quella gne gne. Le mie sono ferite multiple da 6. Io sono solo stressato. Cool. Ok, devo fare un sacco di vantaggi. E qua c'ho un 5-3-4. Sembra la formazione di calcio. Un po' sbagliata però. Io sono solo stressato perché continuo a vedere questa bellissima tempesta, ma non l'ho presa nessuna nave. E quindi. Ma l'ho presa a terra e sono assolutamente. E pattini nel fango. Esatto. Difficoltà target injury. Che era. No, era. Che era 3. 3. Adesso è 3. Più. Se continui a chiedermelo, però diventa 4. Un altro. No, no. No, sono 4. Sì, no, ma diventa 4 la difficoltà. Oh, cazzo, mi sono dato gli svantaggi a me. I vantaggi, questi qua sono 4, 4. Quindi aia. Via 1 2, sono le due cose svantaggi. Non si mettono male. Uno svantaggio e un sacco di successi, ma con i successi gli curo solo i normali e quindi che era già posto. No, e purtroppo è oltre ogni possibile cura anche vuole... all'esterno di questo cimitero maledetto. Qui ci vuole probabilmente un medico, una pala, un medico esperto che possa fare non so un salasso, un come si chiamano quelli con il trapano sulla fronte? Una trapanazione cranica. Ok, esattamente quella. Ecco, io direi che da alcune parti si chiamano omicidi, però vedo che sei all'avanguardia per quello che riguarda la conoscenza medica. Non sono un esperto di medicina. In realtà sì, però quella è la medicina. Ci vorrebbe un guaritore. È la medicina del tempo, cioè è quello che funziona. Ci vorrebbe un guaritore. Sanguisughe, c'è frenologia. E un po' di medicina ninanica, dai, la portiamo in taverna, giù di birra. Bene, vediamo se riesco con te allora, compagno Barin. Ti prego, mori. Tu quante ferite? 6. 6 ferite. 2 fatiche e 1 Ma stress. 6 ferite su quanto? Su 14 punti in tutto. Su 14 Quindi punti. In realtà la tua difficoltà è 2. Perché? Perché non conta il numero di ferite, conta se è sotto o sopra la metà. Nel senso che finalmente abbiamo scoperto come funziona questa fatte? Perché, quindi perché le ferite non sono tutte, perché sarebbe impossibile, sono di poco. No, esatto. E lui com'è che funziona? Se sei sopra o sotto la metà del tuo potenziale, okay. Se sei sotto sono 2. Se, se questo sei se non è ferite diventa... critiche. Sì, esatto. E se sei sotto con ferite critiche si sommano? Dovrebbero sommarsi. Ok, sì. Che c'ha senso. Tipo se c'hai 3 più 2, mezzo tra la metà, 5. Quindi 2 difficoltà, 1, 3. È lontano. C'ho un giallo in più. Un giallo. Mi è finito i dadi, poi. Ah, usciva una colletta, andava proprio bene. Era birra. Poi 2 via, 2 successi via. Sono 2 successi e 4 vantaggi. Ottimo. 2 successi sono 3 ferite, 4 vantaggi. Mi conveniva fare questo, pam, mi pam, 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 pam. No, 3. Perché non hai critiche, no? Ti potevo togliere una critica 4 se facevo quella all'elfan. Purtroppo però l'elfan. Ma io ho preso la sua posizione e l'ho girata sull'elfan. No. Purtroppo per voi no. Penso. Sento che il contatto. Purtroppo si avvicina, quindi è meglio proseguire, compagni. Però meglio, grazie. E questa la lasciamo qua, no?
Chi lasciamo? Dobbiamo sicuramente fermare chiunque provi a entrare a dissacrare questo sacro tempio. È un segno. Abbiamo trovato le tracce. Per questo c'è un cercatore bravo come te. Per questo tutto porta al falò della creazione. Vabbè, di Mora. Non è una cosa che mi piace dire, ma dividiamoci. Io se ci fosse tracce, stato qui suo fratello, non avremmo trovato le tracce, compagno Cutaglio. Io seguo le tracce e voi due portate l'elfa in qualche questo posto a curarsi. Fato. Purifichiamo il... Io porto l'elfa e voi seguite le tracce e poi vi raggiungo. Tu porti l'elfa dove? Alla locanda. È lontano. Due elfi in città come con uno ci hanno riempito una sputacchiera? Meglio che ti porti anche alla Rico, va. Le ultime parole famose. È almeno divertente. Beh, ma non possiamo dare tempo a quella creatura di fare quello che vuole. La seguo io. Portiamoci dietro l'elfa allora. No, c'è anche Olaf, lo raggiungo. Tanto salutiamo Giovanni che... Ciao Giovanni! Ciao Giovanni! Con tutto il rispetto abbiamo visto Ola quanto fosse esperto. Vabbè, ma ormai sono anche esperto a ritirarlo su. Penso che non abbia colpito una volta effettivamente. No, la vecchia sdraiata sul letto l'ha colpita. No, però Alarico, ecco, magari se eviti di dirglielo direttamente, cosa pensi? No, già ti odia, è evidente. Beh, dovrebbe odiare se stesso. Per la mira. Sì, però io fossi Cotaglio te non aizzerei, no? Sai che i cacciatori di streghe sono notoriamente pessimi tiratori. Ma ditelo mentre andate grilletti facili. Io comincio a seguire le tracce. Va bene. Forse dovrebbero prendere prima la mira. Mi carico stealth come se fosse una delle botti di Pintus e... È un po' metallo, però vabbè. Per ora andrà bene così. Non era stato detto con quell'intento. No, però effettivamente ora che me lo fa notare. Ma il metallo non sempre viene detto con quell'intento. Esatto, anzi, molto spesso è l'esatto contrario. Sto riascoltando Koboldi. Quindi metallizziamo tutto. Vabbè, portiamocela via. No, come via? Allora, Rico, dove vuoi andare? Inseguiamo. Vuoi inseguire? Uomo, certo. E io vado in locanda un attimo. Ma no, siamo in gruppo, dobbiamo andare insieme. Come facciamo a seguirlo senza di te, compagno? Andate! Io sto seguendo le tracce, sono già partito. Io rimango fermo lì, in mezzo tra i due che si allontanano. Vabbè, tu quindi vai verso... verso la città. Tu tiri un dado come l'ultima sessione. Io rimango fermo lì sotto la pioggia. Che sta calando, ma anche se in lontananza sentite ancora i tuoni rombare belli forti. Tu invece, che non stai andando verso la città, stai quindi cercando le tracce. No, le tracce le avevamo già cercate, le sì, sto seguendo. Per seguirle, però dato che c'è stata la pioggia e quindi non è facile tenerne traccia, fai un tiro di percezione. Observation? Sì, osservare. Ok. Okay. Può andare bene anche Nature Lore perché comunque cerchi le tracce in una maniera un po' diversa dal guardare e basta, però. E intanto sempre lì il casco, sempre intelligenza è. Ah, difficoltà? Avevo dimenticato. La difficoltà sarebbe 2 e 2 neri, di cui tu scartane uno perché essendo nano al buio ci vedi un po' meglio, però comunque rimane il problema di essere sotto la scena. Una voce da scintiera dice lobotomia, giustamente. Che schifo. Molto. Perché? Forse ce la faccio il tiro. Sì, mi hai fatto del crescita, ci metti 6 anni. Il non morto muore di vecchiaia. È vero. Ma dai, una cometa è un... è un vantaggio. Un vantaggio. E tre clessidre che ci sono. Ci metto un po', ci sto talmente zizzagando che alla fine mi becca Olaf. Che cazzo fai? Sì, in effetti ti metti a seguire le tracce, non è molto facile perché la pioggia ha cancellato tutte le impronte più evidenti. Poi sono al buio, non posso usare la luce perché sennò rivelo la mia posizione. Ti devi un po' barcamenare e giostrare guardando rami spezzati, cose spostate e altri dettagli che possono non essere stati cancellati dalla pioggia, quindi sei un po' lento. Sì, sì.
Però effettivamente addentrandoti un po' verso la foresta che c'è vicino al cimitero, riesci a recuperare la traccia e noti che a un certo punto, evidentemente quando avete notato anche voi che iniziava a piovere ancora di più, qualcuno ha fatto dei segni sugli alberi, probabilmente Olaf, per darvi una traccia da seguire. Segui queste impronte, questi segni, fino a che non trovi per terra il cappello di Olaf. In quel punto... si è sparato in testa. In quel punto non vedi però nient'altro, non vedi tracce che proseguono oltre, non vedi tracce di qualcuno che è stato trascinato via, ma non vedi nemmeno altri rami spezzati che proseguono da qualche parte. Quindi se è successo qualche cosa, è successo o qualcosa di molto strano, o sono tornati indietro e hanno nascosto le loro tracce molto abilmente. Guardo verso l'alto se non hanno messo Olaf su un albero. Ottima pensata, guardare verso l'alto, soprattutto con me, ma no, non c'è nulla, come nella figlia delle tradizioni. Non è stato appeso e fai un altro tiro, questa volta di observation puro. La difficoltà rimane sempre la stessa, quindi 2 e 1. Bari non ce la fa a fare le cose di fretta. No, non ho fatto clessidra. No? Aspetta, no. Mancani via. Ma non ha fatto clessidra lo stesso. No, e comunque hai fatto 2 successi. Sì, c'è. Questo è un vantaggio. Questo è andato bene. Com'è? Successo e 2 vantaggi. Ti guardi un attimo intorno e noti che ci sono un po' più di segni di quanto fosse visibile di primo impatto. Innanzitutto senti per prima cosa un po' di odore di polvere da sparo. È difficile da notare all'inizio perché con tutta la pioggia non è quasi percettibile. Anzi, mi meraviglio di sentirla, vuol dire che è recente. È molto recente e noti, guardando, una volta che hai sentito l'odore di polvere da sparo, guardi un po' in giro e vedi che quelli che sembravano altri segni fatti da Olaf sugli alberi per segnare la strada sono in realtà segni di proiettile. E ne conti 4 o 5 almeno. E qui Olaf non si smentisce, ha beccato gli alberi invece del tipo. Sono armi rudimentali. In più raccogli anche il cappello per certo, vedere che cosa, magari ci sono altri dettagli sul cappello che ti possono dare un indizio, e vedi una mano spuntare da sotto il cappello. La mano è guantata e il guanto non è di quelli logori che potrebbero avere addosso dei cadaveri rianimati. È un bel guanto e senti che, toccando un attimo, c'è qualcosa dentro, non è solo un guanto appoggiato nella... Tiri su il guanto e sotto c'è una mano di una persona. Tiro su tutto. Cioè, immaginavo che ci fosse una mano sotto. Come lo tiri su? Se è solo una mano, tiro su una mano. Fai conto che è una mano che esce dal terreno. Se vuoi provare a tirare la mano per vedere se viene, non viene. Tipo sabbiature estreme. Esatto. Provo a fare una prova di forza, non è il mio forte, ma... Fai una prova di forza, la difficoltà è 4, perché... Non ci provo neanche. No, vabbè, magari i viola decidono di fare tutti i vuoti. Lo sai che la cosa del caos è ernia, sicuro. Sì, hai ragione. Da solo nella foresta di notte. Non so se c'è nelle carte, negli svantaggi, l'ernia, ma facciamo un house rule e la inventiamo. No, ma perché... Guarda, il primo è dolore alla schiena. Perfetto. Sarebbe stato no, però sarebbe bello che aveva un altro nano che gli usciva dal fianco, no? Proprio una ernia a forma di nano, no? Cos'è? Potrebbe essere a forma di Pintus. Io nel frattempo sto cercando in giro, intanto che lui ci ha messo 6 anni a lei, sto andando in giro nel tempio, nel cimitero, facendo un giro là così per cercare un segno, ma questa volta non mi basta un segno.
Tipo il piccione che passa deve essere qualcosa di inconfutabile. Okay. E quindi sto girando semplicemente lì finché qualcuno non mi viene a prendere. Fai una prova di piety, a difficoltà 4 pure tu, perché stai andando veramente a casaccio. Sì, nella sì, no. Speranza se, di un se, se non sento tipo qualcosa che mi tocca, mi giro e c'è un corvo che mi guarda e mi fa cra. Non, non lo prendo come un segno. Piety è 535. Che è anche il numero di telefono. Esatto. Di Mor. Di Mor. Il prefisso. Però sono nel tempio de Mor. De Mor. Visto che sta al tempio de Mor, posso fa. Al tempio de Mor. Ce l'ho il più dado. C'ho più. Ce l'ho più dado. Più dado. Questo wow, dado quei più, ma poi. Quei bianconi. I palloni invece. Beh, una cometa. Capì. Due insuccessi che vanno via con questi. C'è un problema di svantaggi. C'è un problema di svantaggi. Sì. Sono quattro svantaggi. Una cometa e due successi. E tre. Due successi. Tre successi. Ok, vai bene tu. Tre successi e tre svantaggi. Tre successi e tre svantaggi. Cometa di Sigma. E c'ho anche l'incantesimo della cometa di Sigma. Non so se fa combo. No, in questo momento. No. L'incantesimo croccante. Uno ci prova. Come te sì, è perché è cometa. Sì. E in questo momento, mentre giri tra le tombe e tocchiccio le lapidi, senti a un certo punto una presenza che ti sta seguendo. All'inizio, quando ti giri per guardare chi è, non vedi nulla, vedi solo la nebbia che si sposta come se qualcuno avesse camminato lì in mezzo. Brutti ricordi in un cimitero di notte. Ed è estremamente strano vedere della nebbia adesso, perché ha appena finito di piovere, anzi ha quasi smesso di piovere. Evoco la benedizione di More e faccio girare il corvo luccicante. Non te lo tiro, tanto è semplicissimo. Vedi che il tuo corvo luminoso parte dalla tua mano e non fa nemmeno un metro e mezzo che prende la forma di una persona davanti a te. Faccio passi indietro. Fai un attimo fatica all'inizio, perché i tuoi ricordi di quella sera sono parecchio confusi. Madre? No, è un ragazzino, avrà 16 anni. Non padre? Ricordi nemmeno come si chiamava. Padre? No. Tu sei stato tradito insieme a me. Trovalo. Uccidilo. Star! Per me. Lo ammazzo. I cannoni suoneranno e sarà la fine. E scompare nella nebbia. E ti rendi conto che il tuo sforzo di dare una forma a un segno di Mor ha semplicemente dato la forza a questo che era non era neanche uno spettro. Era l'eco di un ricordo che in questo posto, essendo particolarmente legato sia a te che al Dio che ti guida, ha avuto modo di palesarsi. Non ci sarebbe stato probabilmente nessun altro posto dove saresti riuscito a vedere. Appollaiare il corvo un attimo sul braccio e inizio a parlare girando sempre di quel cimitero. No, il corvo si è sciolto insieme a lui. Ah, ok. Quindi mi sono terminato incantesimo. Allora mi giro facendo finta di avere il corvo sul braccio e gli inizio a parlare dicendo sì, lo ammazziamo. E dopo che l'abbiamo ammazzato chiederemo a Mor di intercedere per noi per far tornare solo per un po' la sua anima qui, e poi lo riammazziamo di nuovo. E poi lo riammazziamo di nuovo, e continuo a ripetere questo mentre giro per il cimitero centinaia di volte. Sembra giusto. Intanto il nostro Cutalion sta andando verso la città. Mm-hmm. Però invece di andare alla locanda vado alla torre di Shulm. Ecco, il problema è però che quando arrivi verso la città, mm-hmm, già sentivi quei tuoni che continuavano ad esserci pur la pioggia essendo meno di prima, e ti rendi conto quando sei a un chilometro di distanza dalla città che non sono tuoni, sono cannonate. I cannoni suonano e noti che stanno sparando da dentro la città verso fuori. E già da questa distanza, adesso che la pioggia un po' si è placata, riesci a intravedere, grazie ai tuoi famosi occhi di elfo che vedono lontano, che c'è un ammasso di qualcosa alle porte della città, fuori dalle mura. Dal rumore che senti tra una cannonata e l'altra, senti delle urla. E le urla sono un misto tra le urla di qualcuno che sta cercando di respingere questi aggressori e questi aggressori che di umano non hanno assolutamente nulla. È diventato l'attacco dei giganti.
No, non sono così grandi. Le dimensioni te ne rendi conto non perché sono mastodontici, ma perché sono tanti. Ah, ok. Dalla quantità e dal tipo di aggressività che dimostrano, ti viene in mente subito una parola: pelle verde. Urca. Va bene, direi che entrare in una città sotto assedio è veramente da idiota. Quindi anche perché senti questa roba tipo esatto. Quindi prendo Eladrel, me la ricarico in spalla e vado di nuovo verso il cimitero. Ok. Riparti verso il cimitero a passo un po' più svelto di, sì, certo, del passo che hai tenuto nel venire in qua, e fai un tiro fortuna. Tira un dado bianco e vediamo se fai un successo o un vantaggio o niente. Niente. Torni il più velocemente possibile verso il cimitero, quindi verso la foresta e il cimitero. Non vedi nessuno dei tuoi compagni, quindi Alarico è rimasto chissà dove. Barin, se ha trovato qualcosa, è ancora disperso. In realtà sta ancora cercando. La Barin è 2 metri più in là che ha appena iniziato a cercare. Esatto. Vedi quei 3 alberi su lì. E ricorri il più velocemente possibile. Ci metti anche tu un attimo a tornare indietro, anche perché con il peso della maga sulle spalle fai fatica. Fai anche tu, Barin, un tiro fortuna per vedere se passa vicino alla foresta. No, non vi incrociate proprio. E arrivi alle porte del cimitero. Sarà passate ormai tra una cosa e l'altra un'ora abbondante. Allora, io prendo l'elfa e la porto dentro il Tempio di Mor. E poi lo chiudo. Quando entri nel cimitero vedi in mezzo, più o meno, vicino a una tomba, Alarico che fa, sì, lo uccideremo e poi lo faremo divorare ai corvi. Sta parlando da solo al suo braccio. Ok. No, non si vede neanche il corvo spettrale. Non c'è. No, non c'è. Ah, ok. Tra me e me dico, beh, è migliorato. Poi gli vado, Al! Al! Che c'è? Che compagno Gutalion. Bentornato. Ciao, Al. Abbiamo un problema. Enorme problema. No, dai. Un verde problema. Tutto è risolvibile se si crede fermamente che si possa risolvere. Sì, quasi. La città è sotto assedio. E gli assedianti sono pelle verde. Gli assedianti sono... Oh no, una legione di Hulk! Tantissimi. E? Cazzo, non una. E sono tantissimi. Tanti, tanti. Beh, si vede che Mora ha posato il suo sguardo sulla città. Non è che ogni tanto gli potresti dire proprio di guardare... Eh sì. Di là. No, ho un'altra missione ora. Ah, devo sentire il suono. Di cosa? Ah, quadriglio. Il suono... Ecco, in questo momento lo stai sentendo molto in lontananza, un suono. Senti questa... L'eco? Sì, quelle sono le cannonate. Senti? Sono le cannonate. Sì, proprio così. Ah, e quindi va tutto bene? Cosa? Ecco, no. Sono confuso, compagno Gutalion. Anch'io. Stai bene? Visto che tu come hai... Come sta l'elfa? Questo... Tu tutto bene? Schifosamente come prima. Hai visto che piove di meno? Sono felicissimo che ci sia meno pioggia. Vorrei chiederti, la prossima volta che tu ti connetti con il tuo dio, se ce lo può dire un attimo in anticipo, così almeno andiamo dall'altra parte, eh? Come in anticipo di cosa? No, Barin non è ancora morto. No, non è questo che dicevo. Intendevo semplicemente se ci può far sapere con un po' di anticipo quello che accade o i grandi disegni che ha in mente per noi, di modo che io possa essere da un'altra parte. Ma si vede che non era il suo grande disegno, non ho visto niente di verde nei miei sogni. Gesù. Il figlio di Mor? No, è una leggenda. Sì, lo so. Anche tra noi elfi, quando non sappiamo proprio cosa dire, lo chiamiamo in causa. Non capisco, dell'elfa? L'elfa sta male, ma adesso la chiudiamo qua dentro e buonanotte.
che era il piano dall'inizio. Sì, ma io credevo di poter arrivare in città e di poterla recuperare. Comunque un mago ci farebbe comodo. Beh, ma una volta che sono passato. Visto che Rale è ancora ricoverato. Presso... Ah, dobbiamo prendere i cannoni. Ci dobbiamo serviranno. Prendere i cannoni? Sì. Così, curiosamente. Hai idea di quanto pesa un cannone? Beh, non lo so, qualche moneta d'oro? Oh sì. Basta pagare. Voglio una nave. Farlo. Potremmo venderli dopo, ma prima dobbiamo sentire il loro suono. Voglio una dobbiamo nave. Dobbiamo seguire. Immagini una nave con un cannone del genere. Dobbiamo seguire il suono dei cannoni. Io gli giro le spalle, cioè non lo ascolto più. Gli giro le spalle e vado dritto verso il tempietto di Mor per scaricare l'elfa. Io l'appoggi sui resti della roba che c'era dentro. Continuo a guardare il mio braccio e dico. Oh, sembrava stressato, vero? E continua a parlare da solo. Di Talion, però, stavolta. Ricordate che tu mi chiedi non vuoi uscire. Vorrei controllare se il polso ha battito. Ok. Ho già preparato la postolina. Vai. La difficoltà... Ma ancora l'ha interrato, però. Sì, sì, chiaro. Però il polso esce, quindi se c'è battito... È il nostro rito. La difficoltà è 2. Non ho capito così. Ah, 4 successi, 3 successi e c'è una stella del caos. Molto bene. Sono molto contento di questo risultato. Io no. Ti rendi conto che il battito c'è anche se è ancora un po'... È molto debole. Mm. Fai un po' fatica a sentirlo. Mm. E fai ancora più fatica a sentirlo quando senti una... qualche cosa di robusto e pesante colpirti sulla nuca. Quanto hai tu di difesa? 6 d'agilità, un bianco. La mia salvezza con 6 d'agilità. Dovrò tirare un viola in più. Me lo ricordo. E un bianco, quindi un nero questo. Giusto. Allora, questo che è vuoto lo ritiro e come sempre quando io tiro per attaccarvi... era difficile, ammettiamolo. Sì, ma ho fatto 2 insuccessi quasi con tutti i dadi, quindi insomma... Senti un colpo molto pesante schiantarsi sull'albero vicino a te. Ce l'ha mancato da fermo. Piegato a guardare un polso e esatto. È riuscito a mancarlo. In realtà ero così, poi vado. E il colpo spezza in due un albero, mm-hmm. Che non cade proprio del tutto, però ha lasciato proprio un bel segno. E dietro di te, quando ti giri, vedi un orco molto grosso e molto incazzato. E senti che ci sono altri rumori nella foresta oltre lui, che ti guarda e fa: figlio di pietra, io spacca te! Ah, questo è mio. Oh, che bello, adesso mi faccio uccidere. Per diventare un orco? Esatto. Non funziona. Non funziona così, non attaccano come... Non è un licantropo. No. Ho un bel più uno di fortuna, oltre la pelle verde. Un bel dado bianco, Fortunello. Va bene, close quarter shot subito. Prima facciamo iniziativa. Ah, l'iniziativa. Loro sono dei pelle verde. Noi sentiamo lo schiocco della mazzata contro l'albero. 3 successi, no, perché si confonde con il rumore delle cannonate. Ok. L'orco tira. Quanto hai fatto tu? 3 successi e un vantaggio. Mi sa che partirai prima. Vabbè. Sì, parti sì. Prima tu. L'orca è davanti a te ed è parecchio grosso e incazzato. E il cattivo sangue che scorre tra orchi e nani è leggenda. Quindi entrambi non vedete l'ora di strappare la lingua. Mai come quello di coboldi e gatti. Lì è tutto un altro tipo di... Vabbè, che il gatto tendenzialmente vorrebbe semplicemente sopravvivere. Lì esatto. È proprio uno scontro filosofico. Allora, si può partire dalla seconda stance, quindi qui. Poi,
un bianco perché un pelle verde e ballistic, due gialli. Difficoltà per colpirlo? La difficoltà per colpire è 3 più 1 nero. 3 più 1 nero più quello colpisce. Ale, ci lasci le penne? No, no, aspetta, perché se, se riesco a fare quello che voglio fare, che immagino sia ucciderlo. No, non è ucciderlo. Uno, eccolo, tre, ce l'ho fatta. 4, 4 successi e uno svantaggio. Colpisco con il danno normale e disingaggio gratuitamente. E nel disingaggiare gratuitamente uso la mia azione di manovra per la, usare un razzo di segnalazione. Perché è un semplice petardo che fa fiamma rossa e va a razzo in cielo, vuoi che Mari non ce l'abbia. Ok. E quindi direi a loro un tiro di percezione per vedere un coso rosso che va in alto in cielo. No, non c'è nemmeno bisogno. Allora, Alarico lo vede senza problemi. Beh, oddio, sta parlando con un corpo, no, per darmelo addosso. Sto parlando con un suo avambraccio. Questo, questo è vero, però è anche vero che sta in attesa di un segno. È vero. Quindi, dopo guardo il corpo, beh, ti ho distratto abbastanza. Quello lo prendo come un segno. Alzo il braccio come per farlo volare via, tipo falcone. Così. E vado verso il fuoco. Ok. Ok. Anche Cutalion lo vede in realtà, perché quando hai posato la, la maga, sei poi riuscito, perché lì, certo, dentro non c'era più niente, avete cercato fare, dappertutto. Esatto. E vedi questo filo rosso che riempie il cielo. E beh, non sai esattamente se sia effettivamente Barin o meno, però sai che è nel suo stile lanciare petardi in aria. Lanciare petardi o in ha dato aria. Fuoco a qualcuno e l'ha sparato, esatto, in aria, esatto. Però vuol dire la stessa cosa, è comunque nel suo stile. Beh, io vado, però vado quatto, cioè nel senso non alla, all'assalto. Ok, io invece sto andando a passo, non correndo, a passo andante, cerco di non farmi, dritto, cerco di non farmi vedere dai dalla potenziale minaccia, cioè voglio arrivare con l'effetto sorpresa. Allora, voi vi trovate a 5 step dai più lontani, che sono a 5 step da loro. Da loro. Ok. Due segni in una notte sola. Tirate anche voi l'iniziativa, così vediamo quando vi muovete, quando incontrate gli altri. Che è un tiro di agility, giusto? Agility. Basta. Ci vedi? Dovevamo venire di qua dall'inizio. Uno. E due successi, due vantaggi. E basta, okay, come al solito. Quindi io, te, Verdi, Alarico. E Alarico per ultimo. No, cioè avete due turni voi e poi tocca a te. No, non va su Maria, okay, per fortuna. Medium è 2, giusto? Medium è 2, sì. Stavo pensando al grado di cottura della carne, dicevo. Aspetta, c'è qualcosa che non mi torna. Ora, non diamo il nano già per cotto. Ma adesso è notte, giorno? No, è ancora... dovrebbe essere in teoria verso l'alba. Ok. Più o meno, da quello che avete calcolato. Però non essendoci il sole, perché le nuvole lo coprono, è difficile anche, okay, calcolare effettivamente. I due... le due creature nella foresta dietro all'orco, mm-hmm, senti che stanno avanzando, ma stanno avanzando lentamente come per dare tempo all'orco di sfogarsi. Mm-hmm. Hanno buttato Ulk avanti e loro stanno dietro. Praticamente sì. Ah, come hai contato, gli ho fatto danno? Quanto danno gli avevi fatto? Quanto fa la pistola? 6. Ok. E lui ne ha presi 4. Ah, vabbè, non sono così tosto. Fatti. Dai. Però sono tanti. Per ore 1. Le pelle verdi non sono mai da soli. No, lo so, però per ore 1. Infatti già ce ne sono 3, almeno. Per ora. Lui si riguarda, si guarda un attimo la ferita, guarda il sangue verdastro che esce dal colpo di pistola, lo spalma per bene sulla lama dell'ascia che ti ha mancato prima, ti guarda e fa: sangue di orco, sai cosa fa a voi figli di pietra? Io ricarico le armi, nel frattempo parli pure. Nulla, ma ascia spacca! E carica.
verso di te. Sì, cioè, la mira è quella di Olaf, eh. Secondo me è un cugino. Vediamo. E prima l'ha mancato da fermo. Cioè. Ma vediamo. Perché lui è abituato a caricare. Se, ah, non, okay, carica... se non carica non rende. Se non carica non rende. Tre stelle del caos. Ale... No, due. Due stelle del caos veramente? Sì. Però sono un po' di successi. Sì, ci sono un po' a compensare, va. Allora, però due stelle del caos e succede qualcosa di brutto. Sono, lui sta facendo da big picchiato. Smash. Sono quattro successi, due svantaggi, due stelle del caos. No, quattro successi, scusa, un vantaggio e due stelle del caos. Eccolo qua. Allora, la stella del caos. Ah, gli fa? Fa. Figo. Non a lui, ai goblin dietro, incredibilmente. What? Ce li decapita così. Ti attacca talmente furiosamente che dopo averti colpito vedi che inizia ad agitare l'ascia a casaccio e praticamente taglia con un colpo d'ascia uno degli alberi che cade addosso a uno dei goblin più indietro. I goblin vanno sempre delle fini orribili comunque. Però bello avere stella del caos, altri si fanno male. Eh sì. Beh, oddio, in un party non lo so. No, in un però... party no, però da mostro è figo. Da mostro è figo. E tu ti prendi 11 danni. Porca minchia, che botta. 9. E non puoi usare nessuna difesa attiva, quindi parata, dodge, okay, quelle cose, per un turno. Okay. Però scusa, non poteva usare parata e dodge su questo? Sì, ma gli davo un viola. Ah, giusto, non c'è una cosa che avete il colpo. No. E lui però questo colpo non lo puoi più usare per 4 round. Adesso. Meno male, che cazzo mi ha fatto... Ne puoi usare altri, non ti preoccupare. Ma che gioia. Voi avanzate, immagino. Sì. Tu avanzi quindi... No, io... Io 4-4. Tu avanzi 4-4. Qual è dei due goblin quello steso dall'albero? Questo è quello steso dall'albero. Ma non, è ancora steso? Non è ancora morto. No. Si muove sotto l'albero? Sì, si muove. Okay. Vedi che è ferito, però si sta già divincolando per liberarsi. E se vuoi muoverti in stealth, fai un tiro di stealth, di scaldaggeri. Mm-hmm. Ok, allora, si... stealth o scaldaggeri? Hai... dipende, hai qualche specializzazione in uno dei due? Io scaldaggeri. Mi va bene anche scaldaggeri. Ok, allora... La difficoltà è 2. Ok. Sono degli snotling, non sono nemmeno dei goblin veri. Quindi... Ah, per nasconderti? Dunque, sono delle calcole, tecnicamente chiamate. Più un giallo. Minchia, che merda. Questi via. Un successo e uno svantaggio. Ok. È ripartito con del vantaggio su Alarico. Però per muoverti silenziosamente alla fine finisce che ti muovi insieme a lui. Ok. Che è lo svantaggio. Okay. Però sei nascosto e non ti sembra che ti abbiano visto. Avanzi anche tu. Io avanzo di uno. Avanzando inizi a vedere... Facendo proprio, camminando, facendo tipo... lievemente, proprio un lieve accenno di skipping, di saltello. Ok. Mentre mi avvicino avanti a uno. Ho avuto due segni in una notte sola. Aha. Mi avvicino di uno e poi faccio, mi guardo la mano e... Prova a accendere l'energia mortale. A che raggio può arrivare? Tocco. Sei a 4 di distanza. Mi rimane. Ok, ok. Pensavo fosse... Lui arriva... Io sto sperando in una cometa, perché se faccio una cometa è... sarà molto divertente. Allora... Siamo ancora nel giardino di Mor? No. È una foresta fuori dal giardino di Mora. Se prova, diciamo che vado. No, di partenza puoi scendere di uno, no? Gratis. Sì. Ti potevi portare una lapide di Mora, magari valeva come gesto. Sono 5. Già, quella devo portare. La difficoltà è. Ah no, scusa, vado in offensiva. Ce l'ho io. Ce l'ho io la difficoltà è. Ho detto una lapide. 1. Servito quell'offensivo. Però non è l'attacco, sì, adesso. No, non ho fatto comete? No. No, però c'è un giallo in più, l'ho già tirato. Sì. Sì. Peccato.
Guadagno cosa? Perché se c'avevo la cometa potevo automaticamente attaccare. Allora hai fatto facevo 5 successi e 4 vantaggi. Mi bastava un successo. 5 vantaggi. Per attivarlo. Che spreco. Vabbè. Ce l'ho attivo però. Ok. Ah, perché se facevo la cometa potevo attaccare direttamente. Sì. Facevo 4 manovre. Barin. Lui si è ovviamente riavvicinato. Ovviamente, grazie a Dio che lo squarter shot si riattiva tutte le volte. Tiro fuori lo scudo e sparo pistola e scudo. Mi dà uno di sopra. Mi sembra difesa. Giusto. Cioè aggiungi un altro viola al suo attacco. Vai. No, un nero. Mi dà un po' vabbè, di token. Non mi lamento. Un po' di token. Sì. Non mi lamento. Grazie. Arigato. Brigadiere. Arigato. Arigato come al masso. A chi stai sparando? A quello grosso? Sì. Cioè, all'orco, con quello che ho davanti. Un po' più a destra, Barin. Cazzo, chi cazzo ti sente? Sì, no, il goblin di sicuro, però. Sì, sì. Io strillo. Un po' più a destra! Cos'è questo? È la difesa. Ah, la difesa. Sì, sì. La spari un po' più a destra? Spari un po' più a destra, vabbè. Hai un bianco in più. Sì. La sua difesa è 3 viola. 3 viola. Io quando lui comincia a urlare proprio mi appiattisco a livello terra. E dai, tu sei nascosto. Aia. Ammazza e tiro del merda. 2, 3, forse fai un successo. No, perché questi se ne vanno con quello. Mm. Quindi hai un sacco di vantaggi. Neanche così tanti in realtà. Cioè i due glessidre. No, un successo e un vantaggio. No, no. Un successo, no, successo non due. C'era tra l'altro, eh. Perché non c'era? Perché erano due fallimenti su. E allora è zero. Ovviamente io ho tolto i due fallimenti con altri due successi. Non l'ho toccato. Ok. Okay. Non l'avevo neanche allora visto. Allora è un successo. È una crescita. 6 danni. Mi bastava un vantaggio, gli facevo una critica. Purtroppo per te, invece. Crepo. Mo te la fa lui. Lui non può più crasharti e i goblin da lanciarti contro non sono ancora abbastanza vicini. Quindi dovrà semplicemente cercare di tagliarti la testa. Molto semplicemente. 1, 2, 3, 4, 5, un rosso. Può andare a 2 rossi adesso. Molto bene. E tu hai 6 di difficoltà. No, i mostri funzionano un po' diversi. Ah, ok. E un nero. E no, due neri, perché stai usando anche lo scudo. Questo lo ritiro, che tanto ho. Meglio. Stelle del caos. Questo e questo se ne vanno con questi. Ci sono ovviamente dei fallimenti. Ci sono ovviamente dei vantaggi che in questo caso non fanno niente perché non ti ha colpito. E c'è una stella del caos, per cui vedi che lui si stava lanciando contro di te. Mm-hmm. E parte di quel tronco che è caduto prima sull'altro non se n'è accorto. Lui praticamente ci è andato contro e si è fatto un taglio nel fianco. Praticamente mentre si sta auto-ammazzando. Beh, un pochino. Ma vedi che non sembra sentire e patire troppo le ferite. Ne ha, perché ne ha. Però sembra che non gli pesino più di tanto. E i due goblin a questo punto, uno usa la sua manovra per alzarsi e avanza, ma l'altro sta correndo verso di voi, quindi sono separati da un... da uno step e stanno correndo verso di voi. Sono due? Ne è uscito un altro? No, uno era quello sotto all'albero che non era morto, era solo aveva preso una ferita. E stanno correndo verso di voi urlando. Perché sono delle caccole e non sanno fare molto altro. Cutalion. Loro sono a raggio medio da te. Io sto guardando. Ok. Quando vuoi, eh. Sì, sì, no, sto volendo. Scusami, hai ragione. faccio Find Weakness.
Quindi faccio un tiro contrapposto osservazione contro la guile del nemico per trovare i suoi punti di debolezza. Ok. Guile è su intelligenza, vero? No, è fellowship. Ah, fellowship. Ok. La difficoltà allora è 3. Ok, io 4. Le statistiche delle caccole sono strane. 5. Perché? Hanno 3 di intelligenza. Dai, come? Quello è il manuale base? Questo sì, è il manuale base. Però. Devo ritirare un però sai che è diviso in pezzi, che cosa ti serve? Mi serviva vedere come funziona il tocco. Che senso come funziona il tocco? Perché dice che devo fare un end attack, che è diverso dal weapon attack. Sì, perché non usi le specializzazioni nelle armi se le hai. Devi usare le specializzazioni di combattimento a mano. Se le un successo è un vantaggio. E che cosa ci dice con un successo e un vantaggio? Sembra strano. Perché ti sembra strano? Perché in teoria è un tocco, perché è energia mortale, non è che gli devo dare un cazzotto. Ma loro si difendono come se tu gli stessi dando però un cazzotto. Però io non glielo sto dando con la forza, sto cercando di toccarlo. Ma il punto non è quello. Cioè, il punto è che in combattimento devi comunque colpire un tizio che si sta spostando e che sta cercando di evitare una fiamma che gli sta arrivando addosso. Allora, però che c'entra la forza? È la tua abilità. Vabbè, è come... Era come in 3.5 che era l'attacco sulla destrezza. Non necessariamente. Beh, dipende, se è un'arma finesse, sì. Ma il braccio tuo non è un'arma finesse. Quindi torniamo al punto di partenza. 3.5 però c'era il 3.5 c'era il tocco che non ignorava l'armatura. Dovevi prendere il talento arma curata. Sì, ma ignorava l'armatura. Sì, ignorava l'armatura, ma dato che qua l'armatura non esiste, okay. C'è solo la destrezza per colpire. Però non lo userò mai. Allora, finché questa carta è in ricarica, cioè finché la Find Weakness è in ricarica, io posso ignorare. Per ogni recharge token il modificatore di difficoltà del nemico, quindi conosco i suoi punti deboli per cui, e la sua tattica, per cui non mi mette più in difficoltà del normale. Ok, Alarico, quanto sono vicini i goblin? Il più vicino è a raggio medio. Una cometa al faccio, infatti guardo la mano. Guardo il tizio. Accendi, guardo in fondo. Manca. Riesco a vedere fino a lì con la pioggia? Non c'è più la pioggia. Ah, zero proprio adesso. Ormai è passata quasi un'ora. A che distanza è l'orco? Parecchia. Quanto? 2, 3, 4, 7. 5 manovre ci arrivo. Di cui uno è free, 4 manovre, 4 di fatica. Perché con 5 manovre ci arrivi? Non puoi farne infinite di manovre prendendoti le fatiche. No, fare un'altra in più. Ah, sì. Solo una? Sì. Ok. Se no. E allora faccio, prendo uno di fatica. Se no, se no se fai, facciamo anche il Peasant Cannon. Esatto. Per chi non sapesse cos'è il Peasant Cannon, è quella regola che sfrutta il fatto che passarsi un oggetto in Dungeons & Dragons è un'azione gratuita e un round sono 6 secondi. Per cui se metti in fila 1 chilometro di persone di livello 0, esatto, queste si passano la roba a una velocità tale che è un cannone. No, giusto, però gli ultimi perdono la mano quasi. Sì, probabilmente sì, però dato che è gratuita, tutto il chilometro viene fatto in 6 secondi, scarsi, esatto, a mano. Ok, quindi... È una cosa bellissima. Prendo uno di fatica, saltellando, guardo verso l'orco, dice no, non mi interessi tu, e gli appoggio una mano sulla spalla. Ok. Goblin. Sì, e... Alla caccola. Uso la fortuna del gruppo, perché mi sembra che uno del gruppo sta per morire. L'altro sto cercando di attirare l'attenzione, magari se lo uccido. Quindi devo tirare forza, giusto? Sì, la loro... Però vado un altro... no, mi prendo un'altra fatica... No, non posso... Posso cambiare stance o no? È un'altra manovra, quindi sarebbe la seconda in più. Ok, quindi farò così, quello che c'avevo già. Guarda, ti concedo di usare l'agilità, anche perché in questo momento ti rendi conto che... Non loro... cambia niente. Va bene, era solo una questione di principio, ok? La loro difficoltà per colpirli è 4 viola e un nero. C'ho 2 weapon skill, ecco cosa avevo preso per rimediare. Posso avere più non posso avere più gialli che blu. Per adesso sono pari, è solo una curiosità. Ok, questi io ti devo tirare difficoltà 4 viola e un nero. Cavacca, le caccole? Le caccole, perché non fanno niente se non schivare. È l'unica cosa che sono in grado di fare. Sono piccoli e veloci. Sta minchia.
E allora userò. Dai, più una caccola, ma fregatene. Userò questo per fellowship, willpower, non ci faccio niente, picchio così. Non posso aggiungere nient'altro. Da roba in giro. Un dado bianco perché sono. Ah, non sono nel tempio di morte. Non sei nel tempio di morte. Bruttissima. Ma la vedo male. La vedo male. Una fatica intanto, perché ho fatto il coso. L'ho già presa. Vabbè, questi se ne vanno. Questi se ne vanno. E c'ho un giallo. Solo una cometa del caos più o meno non mi fa prendere le robe. Una cometa del caos. Una cometa del caos. Vedi che è venuta? La fondi insieme. Quindi, un fallimento. E quindi solo un fallimento. No, vedi che ti schiva, ti deride anche e sta continuando a correre verso Cutaglia. Ma poi ci ragiona un attimo e dato che sono anche apparentemente abbastanza intelligenti, si ferma e decide di non andare oltre. Beh, ma Cutaglia l'hanno visto? No, infatti. Quindi rimane su di me. Stava correndo. E là! Barin! Arrivo. Devo tirare fuori i dati. Guadagno favore. Maledetto per le verde di merda. Le caccole conoscono le 5 regole del dodgeball. Dicono giustamente le voci. Mi sembra giusto. Piega, intuffa, scansati. No, com'è che era? Dodge, dive. Quelle sapeva a memoria Claudio. Lo so. Purtroppo, l'altro Claudio. Schiva, piega, tuffa, scansa, schiva era. Tra l'altro chiedono anche, dato che sono arrivati in ritardo, quante taverne hanno preso fuoco? Neanche una, ma volevo parlare proprio a questo pesantemente. A questo punto volevo anche parlare di un libro che sto leggendo. È un libro di racconti fantasy italiani che si chiama Zappa e Spada. È scritto da un sacco di gente interessante. Il secondo racconto inizia con una taverna che prende fuoco. Ah, quindi leggetelo, vi dico solo leggetelo. Allora, 1, 2, 3. Niente. 4. Questo l'hai già contato? Sì, sono 3 successi. 3. Comunque, secondo me il trope della taverna in fiamme è perché di base, anche old school, il 90% delle avventure iniziano in una taverna. Chiaro. Sì. E quindi, se iniziamo in un tempio, sarebbero stati i templi in fiamme, probabilmente. 10. Gli faccio 16 forse danni. Forse inizialmente. 16 danni? Sì, perché ho usato alcuni shot e gli ho sparato un testa. Credo che. Cioè. Secondo me c'è un buco al posto della sua faccia. Sì, sì, esatto. Poi, tu senti il rumore del cannone. I cannoni suonano. Perché hai stipato più polvere da sparo di quanta fosse possibile stiparne in una pistola. E spari con accurate shot, gli sparo in terra. Sta. E siccome ho sofferto due stress, ma ho fatto due comete, quindi per ogni cometa aumento due danni extra per ogni stress. Quindi sono 2 per 4, 8, più 2 perché ho fatto 3 successi, più 6 di base, 16. Ok, quindi quanto stress hai? 0 perché ho tappato il recovery che levo 2 stress. Combo! Vedi per un attimo che rimane in piedi, tu lo vedi che posso ammettere che non ho capito assolutamente nulla dei tuoi calcoli, mi è sembrata una cosa molto alla Beautiful Mind, oppure alla... Come si chiama quel film dove il tizio che vende fa il bagarino dei biglietti che voleva costruire l'hotel? Con Michael J. Fox. Ah, quello che cavoli. Sai che hai visto che li trollano mentre fa io ti do questo, tu mi dai questo, questo, questo. Tu mi hai appena convinto che hai fatto 16 danni, ma non ho capito nulla di quello che hai detto. Nulla, scusate. Ero sotto shock un attimo. E comunque voi avete visto da dietro che questo, che l'orco ha alzato l'ascia, poi avete sentito un'esplosione? E l'ascia cade indietro e l'orco cade sull'ascia tagliandosi un po' di più di quanto già non fosse esplosa la sua testa. E già c'è decisamente molto morto. Io guardo il goblin e gli faccio suonano i cannoni. Tant'è vero che le caccole adesso fanno un tiro di willpower a difficoltà 4 addosso. Perché sono caccole. Ma si chiamano caccole? Sì, si chiamano caccole. E il nome ufficiale in Warhammer è caccole. Hanno un successo, molto svantaggio. Uno sviene, dai, uno sviene. C'è una cometa del caos. Sbattono uno contro l'altro e cadono inconsci. No, decidono. Alla Scooby-Doo. Decidono di scappare.
Il problema è che nel farlo passano esattamente a metà tra Alarico e Cutalion senza badarci, quindi entrambi potete attaccare a gratis. Bene. Sempre 4 e 1, no? No, l'1 adesso non contarlo, conta solo il 4 perché stanno scappando molto velocemente. Questo non c'era, eh? Sì, sì, ce la posso fare, però c'è un altro giallo. Quindi questi qua se ne vanno tutti. Direi proprio di no. No. Però non ti inciampi neanche tu. 5, una cometa. Beh sì, non faccio niente perché tu faccio e lo manco di nuovo. Perché a casa 5 fallimenti, non succede 5 fallimenti. Io gli faccio un nimble strike. Uso l'agilità invece di forza negli attacchi melee. Quindi sono 4. Tra l'altro c'è gente che inizierà a giocare a Warhammer grazie a noi, quindi prego. Bravi. Che edizione di Warhammer. E complimenti però, perché siete riusciti a trovare il manuale. Esatto. I dadi anche, non è facile. Che edizione di Warhammer? Che edizione di Warhammer? Difficoltà 3? La difficoltà 4. Perché io ho giocato tanto tempo fa a quella, non mi ricordo che edizione era, ma era quella proprio quella dove c'era l'acchiapparatti. La seconda edizione di cui abbiamo il manuale. Che è copertina non rigida. Ah, il mio, sì. Oh signore! Ecco dove era il manuale. 2 stelle del caos e 2 vantaggi. È uno zero, si fa come le volte passate. Esatto, è uno zero. E scappano nella notte, che ormai sta diventando alba, e che ormai in realtà l'alba non è, perché tra le nuvole, tra il fumo che si sta iniziando ad alzare copioso da Schmatzplatz. Non riesco a tirare una cosa inizia sulla schiena uno che scappa, giusto per partecipare? No. Io gli grido aiutatemi. Aiutatemi presto! E comincio con lo scudo a fare da vanga e comincio a scavare. Mi avvicino, compagno Bari, non mi sembra il caso di seppellire un pelle verde. Io non ti rispondo. Aiutami a scavare, non è per lui! Vabbè, io vedo. È Olaf! Vedo la mano. E Olaf è diventato un orco? No. Guarda qui, idiota! Prendo l'arpione e comincio a scavare con l'arpione. Perché l'hai ucciso allora, compagno Bari? Non l'ha ucciso lui, è evidente. Come no, gli ha sparato in testa! No, all'orco. Mamma mia. E comincio a scavare senza più ascoltare. Sì, infatti, non è che mi metto tempo a rispondere. Alarico, scava! Ti spiego dopo! Rimango iniziate... confuso dietro perché non capisco. Va bene. Allora, hai iniziato a scavare. Mi pare Windows 95. Ogni tanto viene la schermata blu e non puoi farci niente. C'ho ancora la mano. Sono. Dovete fare delle prove di forza. Sì. Vi servono almeno 6 successi per farcela. Mm-hmm. Per ogni tiro in cui non ce la fate, lui perde una ferita e ne ha 4. Okay. Quindi è plausibile che ce la facciate. Ma se siete sfigati, no. La difficoltà per tirarlo fuori è 4 come era prima. Sì, però vi potete dare una mano invece che fare tiri separati se preferite. Oppure fate io gli separati. Do una mano perché ho 2 di forza, dove vado? Un coboldo qualunque ci chiede quale edizione consigliamo di giocare a Warhammer. Io personalmente, nonostante alcuni problemi meccanici sul lungo andare, consiglio questa perché... è un po' più moderna della seconda edizione. Beh, diciamo che la grossa differenza di questa giocata come la stiamo giocando noi rispetto a se ve la giocate a casa con gli amici è abnorme, perché anche io quando gioco a D&D a casa con gli amici i combattimenti facciamo proprio con calma, uno si fa anche un caffè, uno si prende una bibita, uno fa l'ordine, l'altro chiama perché con la ragazza al telefono un attimo, mentre quando siamo qua abbiamo un tot di tempo, già casseggiamo. Non, cerchiamo di velocizzare i dadi, cioè io in una campagna a casa non mi sarei mai scritto il numero di dadi che devo tirare, claro. Avrei guardato. Devi cercare. Sì. Allora, voglio fare una mezza combo. Gli voglio dare i miei dadi forza a lui, passando una prova di intelligenza con education per capire come scavare, perché essendo un corpo seppellito, sapendo come smuovere il terreno e dandogli indicazioni a lui e io aiutandolo a scavare, sommiamo la nostra forza. Ci sta, è una prova di stunt alla fine.
Nonostante non so cos'è, nonostante quella carta jolly che ti dice prendi una tua caratteristica e usala in modo creativo e il master deciderà il risultato. Ok. Visto che è una cosa molto improvvisata e tutto, la difficoltà per consigliarlo ovviamente non è 4, perché non avrebbe senso, ma 2. Perché comunque ti serve solo sapere dove è meglio scavare con cosa. Senza spaccargli la faccia. Esatto. Io tappo tutto per intelligenza. Perché non si sa mai. Hai fatto 4 successi. E uno svantaggio. Uno svantaggio. Eh sì, uno svantaggio. Ok. Sì, dagli tranquillamente i tuoi dadi forza, senza limiti. E ne ho 2. Cioè, no, nel senso, senza limiti di tempo, non per il prossimo round. Ah, ok. Anche perché se non ce la fate in 4 round, lui è morto, quindi... No, era l'unica cosa che mi è venuta in mente di guidarlo e lui usa i muscoli. Mica sfiga, ragazzi. Ma mi sembra... Che ho fatto pari. Zero. Zero anche stavolta. Questo era un 2, scusa. Quindi zero anche stavolta. No, cazzo, proprio zero. Con 2 dadi in più, 0 lo stesso. Basta, forse è il caso che facciamo al contrario. Cioè, tiro io per te. Perché io non ho forza, io ho 2. No, però posso fare anche io provare una stunt. Dimmi. Performa stunt. Io voglio, abbiamo una corda. Ce l'ho io. Ok. Io voglio, no, mi spiace. Io voglio legare la mano e invece di scavarlo tirarlo fuori, tirandolo. Quindi come passare... se lo tirassimo fuori dalle sabbie mobili. Ma se non l'hanno... Se... Passo la corda intorno a un albero, me la leggo alla vita e tiro come un mulo. No, pensavo che leghi il nano come un contrappeso da usare contro il tronco. Ma se è stato messo lì magicamente ti strappi il braccio prima di tirarlo su. Sì, ma noi non lo sappiamo. Ha già 2 ferite. Tanto tra poco è morto lo stesso. Provo. Vai, fai allora una prova di, a questo punto, ingegneria. L'aiuto, che ingegneria sono. Dove cazzo è l'ingegneria? Fai una prova di... Sarebbe education, io education. Quando facevo ingegneria. Ok, ce l'ho. Allora, sono 4. 1. 1 giallo, sempre 4 difficoltà, giusto? Sì, perché purtroppo il tuo scopo è sempre tirarlo fuori. Tirarlo fuori da lì, certo. E Gianni non si smentisce. A proposito di dadi, però Gianni c'è un successo. Non si smentisce. Un successo, un vantaggio. Ok, a proposito, dicevo, di tiri di dado e gente che non si smentisce... Il buon Simone ha scritto un articolo su quanto Fumble è Fumble, che sì, è stato pubblicato oggi pomeriggio sul sito di Fumble GDR. Bellissimo. Andatelo a leggere. Molto bello. Quindi siete riusciti comunque a scavare alla fine? L'ultimo tiro. A scavare no, però è venuto fuori abbastanza da permettergli di respirare un po' più a lungo. Non è fuori del tutto, però avete qualche qualche momento in più. Vi tolgo una delle ferite che aveva. Sì, che comunque può morire già di schiacciamento. Allora, a sto punto, mentre io lo tengo, cioè tiro con la corda per tenerlo fuori prima che il peso della terra lo... Tu avvicinati a dove ha la bocca e aprigli. Io ho aggiunto un giallo, infatti, perché i verdi sono finiti. Vai. Oh. Un successo, una cometa e 2 svantaggi. Lo svantaggio alla fine sarà che questa diventa una sua ferita critica. Se è vivo ci importa una sega. Per ora è una ferita critica da 1 e basta, perché è solo di stanchezza praticamente di essere stato sepolto vivo. ma c'è qualcuno lì sotto? Era quello che ti stavamo dicendo. Adesso con la forza dell'incazzatura contro la Rico esce lui. La pistola. Mi avvicino e do un'occhiata. Io mi sento che devo fare una posturinata. Portatelo via. Vuoi fare una posturinata? Un'altra. Ho 2 solo ferite, 2 fatiche, 1 stress. Ho appena tirato come un mulo per tirarlo fuori. Io faccio un tiro di resilience, se non lo passo. Sei stanco. Ok. No, io guardo. La mano è morto? No, allora... È molto freddo,
perché essendo stato sottoterra con la pioggia il suo corpo è in ipotermia. È fradicio. Il battito cardiaco... Sei stanco. Ma parecchio. Il battito cardiaco c'è, ma è flebilissimo e si sente a fatica. In più, tirandolo fuori, prima avevate tirato fuori solo fino qua, vi rendete conto che sotto ci sono svariati segni di artigliate che, okay, che ha subito, okay. Oltre a essere è già svenuto, è già sotto unconscious, sì, è morente. Sì, sì. E gli prendo la mano e fa guardo in alto. Chissà se Mor vuole che tu muoia qui e provo a lanciare Gurunz. Ok. E Barin. Sono lui ancora interrato, mentre Barin è svenuto. Ma Barin ho fatto due stelle del cazzo. Ah, sì? Barin ha fatto il lupo della spada nella roccia per un attimo e poi è crollato. Esatto. Esatto. Oppure uno degli N cavalli. Dei vari film quando vengono lanciati al galoppo per ore e ore e ore e ore che arrivano giusto al bordo della città dove deve arrivare l'eroe e poi stramazzano. Ho fatto come maratona, esatto, che è andato a correre dalle termopili. Quanto è ingiurato? Injury level, quindi è abbastanza. Allora, c'ha un critico più quella che magari che l'ha buttata unconscious. No, è stato buttato unconscious a forza di mazzate e in più quindi ha preso 3. Sì. Praticamente in tutto è la difficoltà 4. 4 compreso il mio. No, quindi 5. 4 suoi più quello della tua carta. Ok. Non so quanto sia. È 1. Allora 5. Tanto chissà quando mi riprendo. Beh, io spendo a questo punto questi 2 e mi prendo più 2 di fellowship. Non so come faccia in realtà. No, non la riprendo. Non riprendo, no, perché conosco un tipo. È tipo che quindi conosci un po' tutte le cose, però qua non c'ha zecca un cazzo. No. Si chiama Ainoa Gai, la vera. Povero Olaf. Oddio, il tuo odio verso Olaf si fa sentire? No, è Olaf. Due stelle. Ha sentito che Alarico lo sta toccando. Piuttosto che farmi curare da Alarico muoio. No, dai, questa te la porta via una. Ho fatto una cometa? No, il vantaggio. E quello abbiamo sempre fatto, che è un vantaggio. Ah, ok, però cosa negativa. Quindi in teoria 2 successi, però la prendo. No, sì, perché in realtà non fa niente la stella del caos. Vabbè, comunque 2 successi ho fatto. Sì. Recupera 3 ferite normali. Ok. Rimane svenuto, però almeno è fuori dal pericolo di vita. Ok. Tra l'altro l'hai almeno scaldato un po', il suo corpo ricomincia ad avere una circolazione, okay. Che si possa definire tale. Perché stava riposando sottoterra? È una storia lunga, poi te la spieghiamo. Io pianto l'arpione per terra dove sono, mi slego la corda, la leggo all'arpione e vado a tirare fuori Olaf. Ok. Di persona. A questo punto la prova di forza è diventata di difficoltà 2 perché tra il suo aver scavato un po' intorno, la tua corda che lo tiene su, lui che non è più in pericolo di vita. Io parlo con il corvo e gli dico: se sei sicuro tu. Il corvo non ti risponde perché non c'è. Allora, un successo e uno svantaggio. Ok, riesci a tirarlo fuori, ti prendi un punto di fatica per mi tutta la giusto. Questione. Però l'avete tirato fuori. È svenuto e sembra messo un po' meglio dell'elfa che è. Era impossibile da riportare. Forse è molto affaticato. Un sacerdote di Shalia aveva. Mor di solito non è tipo da queste cose, però mi aveva spiegato che. E inizia a massaggiare le spalle di Olaf mentre gli faccio il blessing of health. Ok. Non fa male. Esatto. Mickey in Rocky. E qua userò Ainoa Gai perché mi ha insegnato una tipa di Shalia. Sì, di Shalia. La massaggiatrice di Shalia. È la famosa. Il Blessing of Elf è di Shalia. La famosa massaggiatrice. È un centro che la Rico fa questo ogni tanto. Lui dice per andare a fare dei massaggi. Anche qua a Milano. Sì, sì, come quello che c'è vicino a casa mia. Che è un centro olistico si chiama. Poi sono dentro tutte col tacco 12. Ma me le ricordavo diverse quelle. No, è che fanno lo shiatsu in maniera particolare. Ah, sì, te lo mettono nel shiatsu. Allora. Un problema che quando hai detto tutte con tacco 12, ho capito con taco 12. E ho pensato grande. Advanced D&D, ho detto taco 12. Perché sono buono. Certo. Beh, 4 svantaggi, 3 svantaggi, 2, 1.
0 svantaggi, 4 successi, 5 5 successi, 5 successi non cambia molto. Gli tolgo in questo, se è svenuto penso sia fatica più che stress, può essere tutte e due in realtà. Ma anche essere seppellito vivo, un po' di stress ce lo metterei. Vabbè, però. Beh, ma puoi svenire in teoria anche per lo stress. Quindi tiro a caso. Se faccio vuoto, fatica. Stress. Ok. Inizia a massaggiarlo e dopo un attimo vedi che si sta un po' riprendendo. Apre un occhio. All'inizio lo fa inconsciamente. Dopo si rende conto di che cosa sta succedendo, più o meno, almeno si ricorda che cosa stava succedendo prima. Fa un gesto in avanti per rialzarsi. Cerco di tenerlo fermo di forza. No, non capite! Dobbiamo andare, ormai è già troppo tardi! No! Ma ti vedi come sei conciato? Appoggia la mano su Barin. Compagnola, riesco a tenerti fermo io, che ho la forza di uno scricciolo, per piacere. Non sei in condizioni? Riposati un attimo. Non capite... Facci capire, intanto riposati. Il mago è in pericolo. Se muore il mago, solo uno ne rimane. Ok, e? E l'oscurità non se ne andrà mai più. Cosa sta succedendo? Perché parli così? Sei sempre stato un ignorante. Non sono mai stato un ignorante, sei tu che sei una testa di minchia. Oh, bravo, così, bravo, vedo che si sta riprendendo. Dove eravate finiti? Che cos'è successo nel cimitero? Ah, abbiamo, dopo che hai sparato e hai mancato tutti i tuoi bersagli, abbiamo finito, gli assalito lì e abbiamo tirato fuori. Come hai fatto a finire lì sotto? È stato quel negromante, quello che voi chiamate Egon. Ah, era lui, l'abbiamo trovato? L'ha trovato lui, a quanto pare. PS. Beh sì, ma se lo trovi poi lo manchi. Vabbè, ma andiamo da Shulman. Io non l'ho mancato, i proiettili gli passavano attraverso. Dicono tutti così. E potrei credere. Io correrei. Non abbiamo altro tempo da perdere. Per andare dove? Stava andando a uccidere quel mago, quello con cui abbiamo parlato alla torre. No, ma è così simpatico. Ecco, allora fa motivo, un lavoro utile. Motivo in più per correre. Ma c'è un esercito di pelle verde. Mor sta guardando. Cosa? Mor sta guardando la proprio. La città è sotto assedio. Peccato che i cannoni non cantino, altrimenti potremmo andare lì. I cannoni, ci sono dei cannoni in città. Sì, ma hanno cantato qui. Non ci sono cannoni qua. Beh, Barin ha un cannone. Io sono il cannone. Non credo che abbia un cannone. Si è addormentato al suono del cannone, come mi è stato detto. Ragazzi, andiamo. Davvero? Mi ha detto i suoni dei cannoni. Giuro che si è addormentato ai suoni. Non dovrei dirlo io, che me lo dovrò portare in spalla. Ma non puoi, c'è anche l'elfa. Giusto, lei dov'è finita? Oh, è in coma dentro il cimitero. Però i miei poteri purtroppo a quanto pare sono più deboli contro sugli elfi. Non o forse sono i poteri del mago che sono troppo forti per noi. Beh, a te ti ho fatto riprendere. Sì. Lei no. E ci ho provato, te lo assicuro. Si vede che mi ha sottovalutato. Beh, bene, sì. Qualcuno porti il nano che io devo portare l'elfo. Sei abbastanza robusto. Peccato la mira. E... iniziamo ad andare a dare una mano a lui e prendere l'elfa. Ma veramente vuoi andare in una città assediata dai pelle verdi? Qual è il nostro piano? Non ne ho idea. Dobbiamo salvare Shulman? Intanto che prendete loro farò dei preparativi. Va bene, tu preparati che... inizio a prendere varie cose dal kit, quello che ho, delle benedizioni eccetera, e attaccare tipo un paio, alcuni spilli per tenerli, tipo quelli, sai, tipo le camicie quelle coreane dei soldati coreani, e tenerle così, gli inizio a attaccare spicchi di varie cose, di aglio, varie pezzettini di pelliccia di coniglio, un po' d'acqua santa. Questo vi potrà girare dallo sguardo di Mor. Se stiamo andando lì ci servirà. Ci protegge dallo sguardo di, penso, tutti gli esseri del creato. Forse vi potreste persino confondere con le calle verde. No, beh,
quello che l'unica cosa che importa è nascondersi dallo sguardo di Mora. Ah, certo. Chiunque altro ti guarda puoi guardare indietro. Va bene, andiamo. Va bene. Che bello, mi sembra di averlo già fatto questo tragitto. Mi prendo di nuovo l'elfa. Nel frattempo, ora che avete scavato, ucciso gli orchi, sarà passata un'altra ora e il cielo rimane nero come la notte. Mentre lui è in spalla a lui, io vedo se riesco no, a... No, io mi sono caricato l'elfa, lui non so chi se lo porta. Ah, vabbè, l'elfa è al cimitero. Dove siamo noi? Noi dobbiamo andare. Ah, quindi per ora mi ha portato al cimitero. Vabbè, allora io prendo lui, prima però lo frugo e vedo se trovo i sali, quelli suoi. Ne vedi? Mi pare li avessi finiti tutti su Ral. Controlla. Fai un tiro. Fai un tiro di fortuna. Tira un dado bianco. Nel senso, se sei fortunato non li hai. Esatto. No, nel senso, non mi droghi con la cosa sbagliata. Sono fortunato. Successo. Trovi. La prima cosa che per me può sembrare i sali suoi e io lo spalmo sul naso. Ok, non sono quei sali, per fortuna tua. Peperoncino. Sono dei sali più normali, per cui ti aiutano a riprenderti un pochino, almeno a svegliarti, non sei meno stanco di prima. Non credo di riuscire a portarti su e gli do una mano a tirarsi in piedi e gli do una mano a camminare. Io sono ammaccatissimo. E Olaf dall'altra parte, che dopo essere stato un po' curato da lui e un po' messo meglio di te, ti prende sotto dall'altra parte e iniziate ad avviarvi tenendovi l'un l'altro. In teoria ai tuoi occhi ho uno squarcio da qua a qua. Allora, io teoricamente proverei a curare lui e Olaf, però tirerò e se faccio bianco non mi è curo. Destino. È destino che i miei poteri in quel caso non funzionano, perché sennò meno male mi curo. Te no, e Olaf non lo curo. È strano. Non mi funziona purtroppo. Era l'ultimo. Lo considero un fallimento automatico. L'ho provato a curare e non ha funzionato, almeno facciamo prima, sennò 28 stili. Voi andate avanti, tanto io ti tiro, tanto siamo nel tragitto. Proseguite verso la città e quando arrivate ferite? A un chilometro circa, come prima, non sentite più i cannoni e non vedete più la massa di orchi fuori. Vedete però delle alte fiamme che vengono da dentro la città. La locanda in fiamme. No, meno di... È una locanda in fiamme, deve esserci in ogni puntata, sì. Sennò per contratto non possiamo. Mi sa che ci tocca correre. Ho fatica, stress. No, non ho critiche. Quindi sei curato di 4 normali, tutta la fatica o tutto lo stress? Scegli tu. Avevi solo fatica, quindi. No, avevi anche dello stress, vabbè. 4 normali e tutta la fatica. Ringrazia Shalia, che in realtà è morto. Vabbè, andiamo. Ah, meglio, grazie. Oh, qui forse... Strano che il giardino di Mori i miei poteri facciano così cilecca. Però forse i due segni hanno... forse non devo chiedere così tanto. Se voglio raggiungere il mio obiettivo, devo andare con calma. Passo. Come vi muovete verso la città? Da che parte? Io parlando da solo e facendo piani. Okay. No, io ho una in spalla, quindi non è che posso essere io molto stretto. Cerco di... Io comincerei ad andare... Di sicuro fiancheggiando la strada principale, cioè se arriviamo dalla strada principale ci vedono proprio come... Allora, gli ultimi 300 metri è impossibile stare nascosti, perché essendo una città e non essendo dei dementi hanno raso al suolo intorno per vedere chi arriva. Nonostante questo, gli orchi sono entrati lo stesso in città, ma purtroppo per voi gli ultimi 300 metri comunque li dovete fare in qualche modo all'aperto, quindi se avete delle idee intelligenti è il momento di tirarle fuori. Ci fai vedere la cartina del posto? Il terreno com'è? Il terreno è abbastanza ammorbidito ormai, perché con tutta la pioggia dei giorni scorsi... Ma c'è erba prato o è terra? No, è erba più o meno bassa, non viene tagliata tutte le Se siamo pronti... tutte le settimane. Ma Il fiume non passa attraverso la città. Il fiume non passa attraverso la città, il fiume passa vicino al cimitero e alla foresta, però la città è... al centro del bivio. Quanto spazio completamente aperto abbiamo prima di raggiungere uno un po' più nascosto?
Allora, in quei 300 metri di robe tirate a piatto, volendo potreste riuscire a nascondervi più o meno a metà dietro ad alcuni carri che sono stati fatti a pezzi dagli orchi e che comunque sono rimasti abbandonati lì in mezzo e fanno un po' di barriera. Però almeno un centinaio di metri in libertà li dovete fare e poi c'è di nuovo l'ultimo pezzo. Quanto è tipo un medio di raggio? Meno di 100 metri. Raggio medio. Raggio medio è meno di 100 metri, sì. Ok. Sarà 10-20 metri. Beh, se volete... se volete precedermi. Secondo me per due persone è molto meglio se tu ti allunghi e ti nascondi dietro quella parte. Tu invece, secondo me, ti conviene lì, perché vedo che lo sguardo di Moro in questo momento non si posa su quella zona, ma solo per due persone. Raggiungete il punto. Io una c'ho in spalla. Il punto di mezzo. No, l'importante è voi due. Siete pronti? Poi dobbiamo io e Olaf in città, questo tizio. Dobbiamo andare alla torre. Ah, sul compagno bar nella strada. Vabbè, migliore. Andiamo. Domanda: se è una città, ci sarà un sistema fognario? Probabilmente sì. Lo vediamo, lo intravediamo. Ah, fai una prova di education innanzitutto per vedere se sai se c'è o non c'è il sistema fognario a Schmatzplatz. Secondo me. Perché magari sai che non c'è. Secondo me non c'è. Difficoltà? La difficoltà è 2. No, in realtà Schmatzplatz è una città abbastanza grossa, quindi è facile. Avevate anche già avuto altre informazioni su Schmatzplatz. Schmatzplatz, bel posto vuol dire, posto felice. Non mi riesco a pronunciarlo, è l'unico problema. Tanti successi e due vantaggi. È un po' lento. Vabbè, che pare sia un po' lento. sì, un sistema fognario c'è, praticamente scarica nel fiume. Ma aspettavo. Come era abbastanza ovvio. Non hai idea però di dove sia effettivamente l'ingresso lungo il bordo della città. Sai che c'è, però dire con precisione è qui o è un chilometro più avanti. Sì, c'è da fare il giro da ponte a ponte. Praticamente sì. Le cose sono due. O andiamo dritti per dritti, perché è la cosa più breve. O facciamo il giro della sponda interna e vediamo dove scaricare la fogna e entriamo da sotto. Se gli orchi hanno saltato da sopra è improbabile che abbiano messo della guarnicione sotto. Proviamo. Potremmo andiamo a cercare l'ingresso. Beh, tutto abbiamo iniziato tutto questo viaggio nelle fogne in qualche modo. Migliore. Vero. Certo, perché non c'eravamo ancora stati per un po', è vero. Beh, questo punto, queste no. È possibile che qui non ci siano ratti e mutapietra e necromanti. Noi non andiamo. Anzi, no, forse i necromanti sì. Sì. Noi non andiamo a visitare la città, ma le fogne. Ah, le fogne sempre. La prossima campagna è la rughe ninja. Com'è Schmatzplatz? Oh, c'ha delle fogne da paura. E invece Aldorf, beh, quelle di Aldorf sono un po' rovinate, ma. Esatto. Si vede che una volta è stata una capitale. Un po' pieno di topi. Come si dice. Quindi vogliamo andare a cercare le fogne? Andiamo a cercare le fogne. Vai. Sai, il problema di bussare alla porta principale e trovarsi una sciampaccia. Posso fare una prova di medicina? Ce l'ho. Per farci i vaccini. Sì, ce l'ho. O education o quello che è per provare a capire dove sarebbe il modo più sensato di avere uno sbocco che non vada a intaccare sulla salute della gente. È una prova di education. Ok. Uno sbocco, fermati lì. Education è su int? Sì, è su intelligence. Yes. Intellect. Difficoltà? Questo sarei ritornato a 1. Difficulties? La difficoltà è 2. Standard. Andata. 2 successi e un vantaggio. La cosa più sicura, diciamo, per uno sbocco delle fogne
è probabilmente dal lato dove siete voi adesso, quindi dal lato del cimitero, perché in quel modo, nel caso dovesse succedere qualcosa un po' più a valle, comunque essendoci anche il cimitero, non vanno ad ammazzare. È vicino alla città comunque, sì, abbastanza vicino. È possibile che abbia un collegamento, essendo che ci viveva gente, o è troppo lontano? Quello è estremamente difficile, però è facile che lo sbocco delle fogne l'abbiano messo da quella parte, perché la prima cosa che trovi non è un villaggio, ma okay, è il cimitero, dove non succede nulla. Non c'è nulla. Troppa gente che prende l'acqua, esatto, lì, la prenderanno un po' più a monte. Direi di sì. Esatto. Ok, faccio cenno. Beh, credo che se proseguiamo da quella parte, immagino che i monaci non si allontanino più di tanto dal monastero, quindi se lo sbocco è qui vicino, loro andavano un po' più a monte ed erano sicuri che l'acqua era pulita. Forse, quanto può essere pulita. Però potremmo seguire gli appestati e vedere quelli che hanno bevuto nell'acqua putrida. Oh sì, è anche un modo. Compagno putare, vedi, sei proprio un ottimo capitano di barca. Grazie. Si vede che tutta quell'acqua... Sì, ne abbiamo preso tanta. Nostalgia. Sì, poi ormai non riesco più a fare a meno di avere un'elfa di pelliccia. Beh, devo dire che ti dona. Faccio come Ace Ventura 2 quando si porta in giro il tizio e poi lo accarezza come se fosse una pelliccia di qualcosa. Non ho mai visto... Oddio che scena. Non ho mai visto Aldorf, nessuno indossarla, ma... Però credo che prima vada scuogliata. Se vuoi veramente una pelliccia da elfa. No, lasciamo stare. Questo qui sarà il mago della mia ciurma, vedrai. Appena riesco a capire come rianimarla. Ho un'idea. Dimmi. Ah, non piove più. No. Ci sono ancora le nuvole? No. Le nuvole non ci sono, o meglio, non capisci se sono le nuvole o se è il fumo che si sta alzando dalla città e che sta riempiendo il cielo. No, di... non fare il pacemaker. Beh, io gli attacco la... No. Gli appoggio la terra sulla fronte. No. Con in spalla a me. Com'è che era? Beh, no. Se non piove, no, non era questo. Ce l'ho qua la pietra per fare la visione. Cribbio. Ok. Gli appoggio la pietra sulla fronte. Mi appoggi la pietra sulla fronte e vediamo che cosa succede. Bianco e nero. E mi manca ancora due. E 7 viola. No, viola sono solo 2. Però c'è una stella del caos. Viene colpita da un fulmine. Mentre ce l'ha in braccio Cutalion. Quindi vengo anch'io colpito da un fulmine. E senti. No, la cosa stranissima è quella. Lei viene colpita dal fulmine. Tu senti che si sta lanciando via da te. Forse è stato il fulmine più che lei. Lo spasmo muscolare. Esatto. Ma quando veniamo colpiti da questi fulmini, c'è il pelo bruciato, no, eccetera, oppure segni solo... di bruciatura non ce ne okay, sono. Ok, quindi i danni sono da convulsioni muscolari. Sì. Ok. Viene lanciata, sbalzata indietro da... Perfetto, libera! Dal colpo. Io ci avevo pensato, ma ho fatto no, dai, non è una cosa male, Rico l'ha fatta. E, senza pensare, però. E vedi, però, purtroppo per te, dammi quella pietra, perché praticamente rimane incastonata nella sua fronte, dato che il fulmine la colpisce lì, la stella del caos. Beh, se è morta gliela tolgo. No, non è morta, è viva, con la pietra incastrata nel cervello. Beh, la voleva. Vedi che vi sta guardando, gli occhi sbarrati. Rimane in. Prima sembrava che stesse poi ricadendo indietro. Spero che non sia un problema. Non hai detto che la volevi la pietra? Sta guardando. In realtà capisci che non sta guardando te, sta guardando oltre. Ah, allora. E si gira e se ne va dall'altra parte. E gli spalla lui, se ne va dove? No, è stata sbalzata. Enrico, ti ringrazio perché mi hai appena fumato. E si sta allontanando verso sud da sola. Beh, ma adesso sta bene, no? Vedete che sta avanzando un po' tipo Mr. Barnes quando gli fanno la cura con le radiazioni. Io ho un altro concetto. Arrivederci! Devo stare bene, però va bene. Ecco. Non ci saluta neanche. E fermatela. Sarebbe morta. Fermatela. Grazie, Larico. Ti prego, se sto male, non mi curare. Lasciami andare verso Mor. Beh, se Mor vuole. Sì, ma ce lo vediamo io e lui. Cioè... ok, facciamo una trattativa internos, eh?
Okay. Io voglio farli svenire. Ma adesso? No, no, più avanti. Cioè, quando mi dovesse capitare. Ah. Come vuoi far svenire l'elfa? Con una delle mie droghe. Ma no, vabbè, ma perché? Perché questa va nel fulcro! Ma basta! Ma questa va nel fulcro! Cioè, non c'è bisogno neanche di saperlo. Sì. Io lo sapevo, ma io ero bene. No, ma dai, ma anche Mari lo capisce. Ah, un fulmine gli è attaccato la pietra a fronte. Ah, e va verso sud dove c'è il Sicilio. Dove cazzo starà andando? Vabbè, ma accoppala allora, scusa. No, perché la faccio svenire. Certo. Noi facciamo una rimozione chirurgica della pietra nel cervello. Beh, l'abbiamo fatto con la vecchia. Un'operazione. Ma la vecchia aveva una corona. Non ce l'aveva infilata nel cranio. Ma c'aveva quel buchino lì. Sarà perché gliel'hanno estratta. Sarà perché ti amo, sì. Sarà che è Alarico. Not your lore. Che lore. Confusione. Sarà che è Alarico. Scusate, però adesso oggettivamente 4 volte ho provato a curarla, non si è ripresa. Tac, mossa perfetta. Cioè, la chiave che apre la serratura. Esatto. Puoi provare ad aprire la porta del dungeon in tanti modi, ma la chiave è sempre il modo più sicuro. Mi sembra giusto. Ravani un bel po' nello zaino prima di trovare qualcosa di utile, ma lo trovi. Una bella boccia. No, è una bella boccia di etere. E una boccia di una boccettina. Non è una boccia, no, tu sei sempre esagerato. Ok. Perché magari ti serve anche per far esplodere qualcosa. Il giorno mi fanno una critica addosso. E io non lo so, ma spero che Warhammer gli altri siano immuni al sonno come in altri giochi. È muore il sonno, ma non la chimica, dai cazzo. Beh, non funziona neanche la magia di sonno, quindi. No, è diverso. Però possono svenire, quindi. È diverso. In coma ci vanno lo stesso. Ma gli elfi non sanno la chimica e quindi la chimica non funziona. Ah, ho capito. Come i draghi. Ce l'hai una bella boccia di qualcosa per farla addormentare e... Ormai lei si è un po' allontanata, quindi sei tornato un po' troppo verso sud rispetto a dove eravate. Rischiate un attimo di allungare poi la strada per tornare alle fogne, ma riesci a saltarle alle spalle. Porto cazzo, che cosa! E le metti le garze intrise di etere in faccia sperando che si addormenti. E vediamo se lei si addormenta, però. Sia chiaro che è un personaggio di finzione, non faremo mai una donna una cosa del genere. Abbiamo provato a farlo con Robert, ma non è servito a niente. Esatto. Abbiamo provato, l'abbiamo fatto anche a tantissimi. No, più PNG maschi in realtà hanno subito. Dovrebbe dirci le nostre qualcosa. Sevizie, sì. Beh, guarda il corruttore. Minchia. Svantaggio a paletta. Allora, ti rendi conto che le metti la garza addosso, vedi che si ferma. E ti cade tra le braccia, mm-hmm. Come se effettivamente la chimica avesse fatto il suo dovere. E quando la guardi, i suoi occhi sono sbarrati e stanno guardando in giro. E la cosa è abbastanza, la cosa è abbastanza inquietante anche, perché ti rendi conto che è addormentata e sveglia nello stesso momento. Il cervello è scollegato dal corpo. Il corpo è addormentato, il cervello è sveglio. Esatto. Sai cosa devi fare, Baril? Sì, erbe aromatiche. Ah, no. I famosi sali. No? Le erbe aromatiche di sì, no, che io le do lui come... invece vorrebbe che 10 la stampasse, 9 8 lo spumante, 6 bene, abbiamo dei cioccolatini allo spumante, auguri, buon anno. Va bene, volete fare il promoter del tavernello? Io cioè nel tempo che ci stiamo mettendo a intrattenere l'elfa, Shulman è morto. I Pelle Verdi hanno conquistato l'impero. È durato tutto poco. Te lo dico sinceramente, di Shulman non me ne frega un cazzo. Quella è la chiave di volta. No, la chiave di volta secondo me è lui. No, Shulman ha un pezzo del tappo. Questo, il cosino qui è la chiave di volta. È tutto, tutto insieme formata poi. Sì, ma quello è il fulcro. Perché del resto non se ne fanno un cazzo. Se mettono tutto insieme. Quello è un pezzo del tutto insieme. Ah, la custodinata. Ho messo quante di fiotta metto. Praticamente mastico l'erba per renderla poltiglia. E io la metto sotto la lingua perché la assimili velocemente. Perché la barriera della lingua sotto la lingua è quella più veloce d'assimilazione. Difficoltà è 2. Come sanno tutti quelli che si facevano i trip?
Non mi facevo sotto la lingua, non per caso. Non facevo i trip, ma l'ho portata come no, spesi. Perché se hai una brutta educazione in fatto di droghe, magari te lo metti nell'orecchio. Nell'occhio è più veloce ancora. Alcune. Ah, ecco, non tutte. Altre perdi la vista, però. Grazie. Quattro successi. Fai questa bella poltiglia che stenderebbe probabilmente anche un nano. Gliela infili sotto la lingua e non succede niente perché il suo corpo era già steso in quanto potesse. Ne sono sicuro adesso perché l'etere volatile dura poco. Infatti non è che senti uno spasmo, qualche cosa che si rilassa. No, il suo corpo è steso come era. Perfetto, me la carico spalle e ritorno a Fonia. E voi vedete che lui torna indietro con l'elfa sulle spalle, gli occhi sbarrati e Olaf che è in un angolo con le mani tra i capelli perché non sta capendo che tutto cosa bene, sta succedendo. Olaf? No, no, non va tutto bene. La città è in fiamme e noi stiamo perdendo tempo dietro a un'elfa che si è... Beh, alla pietra, la pietra piantata nel cervello e quella pietra dovrebbe essere probabilmente distrutta o sicuramente non dovrebbe stare nella testa di una persona. Però la festa e in ogni caso quel mago ormai potrebbe già essere morto, quindi che cosa ci stiamo entrando a fare a Schmatzplatz? A vedere se il mago è morto o no. Beh, la prima torre aveva un sistema di difesa quella torre. Sì, aveva un sistema di aveva difesa. Aveva delle belle serrature. Ma era evidentemente un'intera armata di orchi hanno raso al suolo le porte, i cannoni non stanno più sparando. Lo so, Olaf, ma siccome la pietra stava nel seminterrato, ho la speranza che il seminterrato sia collegato alle fogne come via di fuga. Non lo so. Perché la torre in sé... Mentre dice questo io provo con le dita a togliere la pietra dall'elfa. Mm-hmm. Senza forzare. E quindi faccio... No, no, è proprio... Ti vedi ma esce un po' di sangue? No, vedi che la pelle intorno è cauterizzata. Si è quasi fusa con la pietra. Quindi se fa così è elastica con la pelle o è saldata sull'osso del cranio? No, non sembra essere saldata all'osso del cranio ancora. Ok. Tagliamo. Quindi è rimovibile. Datemi il cucchiaio. E lui te l'ha detto prima. No, infatti. Io tra l'altro c'ho il cucchiaio, io c'ho lo sono, sporco. Io sono in piena disperazione per aver perso un altro membro del mio equipaggio. Non sarebbe mai venuta. Propongono di usare il cucchiaio di Murlin, tra l'altro. Che non si sa mai. E la pappetta non fa male. Quindi cosa vogliamo fare? E andiamo a vedere se c'è un collegamento. L'ingresso alle fogne, è vero? Andiamo! Non siamo nelle fogne, non mi sono perso. No, stavate ancora. Avete capito in che parte del fiume dovrebbe essere l'ingresso? Allora andiamo verso le fogne. E fate un tiro di fortuna del party. Per cui fate almeno un vantaggio tutti e tre con un dado bianco a testa. Sì, ciao! Te saluti! Andiamo bene. Simone, Simone, è tutto sulle tue nobili spalle. Leo. Grande Simone. Meno male che ci sei tu. Allora, trovate l'ingresso e vedete però che davanti ci sono dei cadaveri. Verdi di umani. O rosa. No, okay. sono persone. E da come sono morti stavano scappando attraverso le fogne per uscire dalla città e sono morti lì davanti. Hanno armature? No, erano popolani. Ho un déjà vu. Da lontano non sì, morti nelle fogne anch'io. Morti all'ingresso delle fogne. Olaf, non è dove abbiamo... Sono i tuoi uomini? No. Ah. Quella è una donna, quello è un vecchio. Non sono i miei uomini. Beh, se... Ce l'hai con le persone vecchie? No, è che nessuno nel mio gruppo è né vecchio né donna. Si spiegano tante cose. Io... va. Non che il vostro gruppo fosse pieno di donne quando vi ho incontrato. Dovremmo anche avvicinarci per capire come sono morti, perché... Sì. Ormai andiamo. E non so se sono morti per mano dei Pelle Verde o... Beh, mi avvicino a un cadavere e guardo la natura delle ferite. Allora, quando arrivi davanti all'ingresso delle fogne ti rendi tira conto l'orecchio. Ti rendi conto che molti altri sono ancora nel cunicolo e sono morti. Ok. Tutti stavano scappando verso l'esterno. Quindi stavano uscendo. Non vedi segni di bruciature, non vedi segni di colpi, spade, ossa rotte. Ti sembra che semplicemente abbiano smesso di vivere. Dana. Chi è passato Igon? C'è una severa possibilità di sì. Un po' di estreme unzioni.
Ah sì, tu sei cazzo, a casa. Già. No, che bello! Sì, Mar. È gonfio di potere. Esatto. Sì, direi che è passato di qui. È passato di qui. Sembra che ci stia lasciando una strada lastricata verso dove deve andare lui. Ma ora che siamo nei pressi della città? Sì, qualche centinaio di... Si sente rumori? Sì, i rumori li sentivate anche da un chilometro di distanza. All'interno sentivate comunque urla. Ma quindi si combatte ancora? Sì, non è tanto rumore di combattimento quanto di orchi che stanno torturando qualcuno. Ah, ok, quindi... È possibile che Alarico sia un po' spaventato perché tutti i cadaveri qui, visto che lui ci prende potere, sia la versione di tutti i medikit prima del boss e quindi pensa che sta per succedere qualcosa? Sì. Mor non mi darebbe tutto questo potere senza motivo. Quindi rallento un attimo. Procediamo con cautela, compagni. I cunicoli sono bui a guardare. Aspetta, aspetta, fermo. Faccio aspettare 10 secondi? Ok, possiamo procedere. Ah, grazie. Mor non sta più guardando qui. Sì, i cunicoli sono bui. Barin e Cutalion vedono dentro comunque, perché essendo... C'è movimento? No. Tutto completamente fermo. Va bene. Ogni circa 5 minuti li faccio fermare una decina di secondi. Io mi avvicino e... far passare Mor. Comincio a pensare di entrare. Ok. Olaf ti segue subito. Non ha più le pistole, perché da quando è stato sotterrato sono veramente o state portate via da qualcun altro o sono rimaste sottoterra. Non lo so. Gliene do una io. Ho tre. Ti ringrazio. Vuoi anche l'incensiere ferrato? No, grazie, ho una spada. Sicuro? Ok. Ce l'hai? Sì, è più un grosso pugnale, però sì. Chiamo. Io guardo intorno, affascinato dalle fogne di questo posto. Le fogne rispetto a quelle di Aldorf, vedete che sono state costruite più recentemente. Probabilmente quando hanno spostato il giardino di Mor fuori e hanno costruito poi le mura, hanno anche costruito le fogne, che quindi hanno qualche centinaio d'anni in meno di quelle di Aldorf. Vedi, i giardini di Mor portano innovazione. Ah, sì, sì. Cose nuove. Il vecchio, i sacchi ormai putrescenti di carne inutile, si trasformano... Nel nuovi genti. Farò scrivere una ballata al bardo quando avrò la mia nave. Beh, al massimo la canta, se la balla non ci sarebbero parole. Andiamo avanti? Sì. Sì. Però, hai ragione. Sto cominciando a invidiare l'elfa. Mentre... che purtroppo... È il primo passo nella malattia terminale che ha Alarico, no? Prima eri tutto contento del compagno Alarico. Pintus era già a metà. Esatto. Barin ha iniziato già dallo stadio terminale. Olaf è morto immediatamente. Gli elfi quindi non sono immuni alla malattia. Mentre vi addentrate nei cunicoli delle fogne, e vedete che essendo più nuove di quelle di Aldorf sono anche costruite un po' più razionalmente. Mm-hmm. Quindi non sono state accumulate nei secoli per sboccare a caso su qualcosa. Come sono gli sfoghi se ce ne sono all'esterno? Scale, tombini oppure... Vedete che ci sono delle grate, ma... No, sono delle grate nel soffitto delle fogne. Ok. Che danno all'esterno? Danno sulle strade cittadine. Che figo, c'hanno pure i canali, le cose di scolo? No, hanno solo delle grate a centro strada. Beh, fungono da scolo un po'. Sì, di quello che va al centro della strada, sì. Non ci sono però, almeno ogni tanto le trovate, ma non tutte le grate hanno un modo per riuscire. La maggior parte delle grate sono proprio solo per buttare di sotto roba e... Ma stiamo andando a caso o più o meno c'è una direzione delle fogne che vanno verso la città? Dato che le fogne sono fatte con più criterio, orientarsi in queste fogne è più facile che orientarsi nelle fogne di Aldorf, che sono costruite... Poi sei volte un po' come, i mezzi di trasporto a Roma. A Roma, sì. Ecco. Oh, abbiamo trovato una reliquia, fermiamo gli scavi per 6 anni. Qua sono abbastanza perpendicolari. Un altro vaso etrusco. Sono abbastanza perpendicolari e parallele le strade da riuscire ad aver creato una rete di fogne in cui si riesce ad orientarsi. Vedete che purtroppo avanzando sempre di più verso l'interno la quantità di cadaveri dopo un po' diminuisce perché la gente ha capito
che stava morendo lo stesso, probabilmente. Mm-hmm. E smettono dopo un po'. Però sembra che sia stata una specie di ondata che li ha uccisi quasi tutti insieme. Ok, quindi un potente incantesimo. In più, mentre state attraversando la città sottoterra, da sopra sentite un boato fortissimo. Sentite le fogne intorno a voi tremare, pezzi di calcinaccio che vi cadono in testa. E poco dopo qualche cosa cade sulla strada, non sulla strada dove siete voi direttamente, mm-hmm. ma è un qualche cosa di abbastanza grosso da far tremare ancora di più le fogne dove vi trovate. La torre. Metallo, sarà il cannone. Il suono dei cannoni. Sentite gli orchi alzarsi unanimi da tutte le strade intorno a voi in un grido di gioia. E poi tornano a squartare qualcuno. Sono orchi. Io provo a capire da che distanza arriva e mi concentro tantissimo sul suono da dove è chiaro che qua dentro rimbomberà e sarà difficile. Ma più o meno per andare nella direzione, me ne frega più niente della torre, voglio andare nella direzione dei cannoni. Ok. Fai un tiro di observation. Observation. Aint. La difficoltà è 3, ma... no, in realtà non è basato sulla vista, quindi è solo 3. Andy. Di là. No, tra l'altro hai fatto 2 svantaggi, quindi sì, sei sicuro che sia in quella direzione. Perché tu che hai studiato parecchio le fogne di Aldorf, sai come funziona l'eco nelle fogne. Considerando l'eco, dobbiamo andare da quella parte. Dobbiamo seguire il suono dei cannoni, è un segno. Per far cosa? Il suono dei cannoni, di là. Di là. Faccio una prova anch'io. Fai una prova anche tu. Di scusa che? Observation. Observation. Sempre 3 la difficoltà. Dopo mi cimento anch'io. Non sentite? Riverbera sul lato a ovest, dove cresce il muschio. Uh-huh. Sì, precaro, però viene di là. 4 successi. Però la Rico viene vi di là. Vi trovate in un. Ci porto io. Vi trovate praticamente all'incrocio tra 2 canali fognari. Quindi avete 3 strade possibili davanti. Non credo che sia quella direzione. Fidati, è di qua. Tu stai indicando più verso il centro città, lui sta indicando più verso est. Io te lo dico, secondo me quello è il suono della verso torre che crollata. Oh, beh, no, probabile, ma non ci interessa la torre, dobbiamo seguire il suono dei cannoni. E il suono viene di là. Sì. Tu non ti fidi di nessuno, quindi... Beh, oddio, spero che di Bari non un po' si fidi. Ma i segni sono la specialità della Rico. Soprattutto hanno carni addosso agli altri. Se sono di bruciatura è in particolare. Fambo, ti prego. No. Perché? Con me. No. Dov'è il fumble quando serve? Dov'è Gondor? Dov'è Gondor quando io volevo il fumble? Dov'era Gondor? 3 successi e un vantaggio. 2 clessidre. Guarda un faccio a Cutaglion, mi fa. Cutaglion, Cutaglion vi fa un attimo cenno di rimanere zitti. Sopra c'è un casino incredibile: orchi che corrono per le strade, gente che urla, qualcuno che cade sulle grate. Vedete del sangue colare mentre viene trascinato via. Chiede: aiuto, no, salvalo! E tu intanto zitti. Io guardo verso la grande e faccio finché una seconda cannonata non parte. E allora sei sicuro che abbia ragione Barin, perché il rumore veniva da dove ha indicato lui. Ora devi darmi la notizia, però. Con gli occhi, c'ho gli occhi tipo il gatto con gli stivali di Shrek. Compagno Alarico. Cosa hai fatto? Sento distintamente il suono del cannone. E viene dalla torre. Cioè, che è di là? No, è dove dice Bari. Oh, perfetto, allora andiamo. E inizio ad andare in quella direzione. Dai, è semplice, andiamo. Tanto la seconda cannonata è partita. Seguite quindi il suono verso
la direzione di dove avete sentito cadere quella roba gigantesca che è caduta. E vi rendete conto di essere più o meno sotto la piazza del mercato, che è effettivamente vicino a dove era la torre. Li fermo 10 secondi. Che fermi, ormai ci siamo, andiamo. No, aspetta, sotto la grata, lo sguardo di Mor. Vabbè, si sa mai. Tocca ferro. 10 secondi. Quando arrivate in... immagino Olaf con tutte queste soste di 10 secondi. in prossimità della piazza del mercato, vi rendete conto che prima nei cunicoli voi due ci vedevate lo stesso, però anche Alarico riusciva ad andare senza difficoltà, perché le fiamme che intravedevano dalla grata illuminavano anche le fogne. Nelle fogne non c'è nessuno, non ci hanno buttato corpi, non c'è caduto nessun orco, caccola o cose no, strane. Avete trovato niente. Soltanto i cadaveri dei popolani che stavano cercando di uscire e nient'altro, ma nemmeno cadaveri di topi, niente. Solo ed esclusivamente i popolani. E perché probabilmente tipo li aspettava all'uscita. O li ha seguiti. Ha fatto la scena da Darth Vader in Rogue One. Sì. Sì. Ma in un'unica ondata, esatto, di morte, è passato in mezzo al tunnel e la gente ha fatto ha fatto stile Homer quando ha il potere della morte sugli spalti al bowling. Permesso. Quando arrivate in prossimità della piazza del mercato, la luce non entra più dalle grate, che dovrebbero esserci comunque in non tutta la piazza magari, ma almeno 4-5 le avevate viste quando siete passati dalla piazza. Sentite solo il suono delle fiamme che effettivamente si sentono provenire da sopra, ma la luce che riesce a infilarsi tra le grate è pochissima. Le grate sono state coperte da qualche cosa. Non sentite però, vicino alla piazza, rumori di orchi che sono rimasti più indietro, più verso le zone più popolate. Te lo dico io, ho tirato giù la torre, sicura. Beh, io mi avvicino alla grata e vedo se si muove. No, troppo pesante. È proprio... No, proviamo ad andare più avanti. Se la torre è cascata così, la base si è spostata e c'è un buco più avanti. Ok, proviamo. L'idea era buona, anche perché l'idea del passiamo dal seminterrato per trovare magari l'ingresso attraverso le fogne del seminterrato della torre poteva essere una buona idea. Ed effettivamente trovi un muro che è stato costruito, sembra più vecchio del resto delle fogne. E data la storia particolare della torre, ti viene in mente che lì dietro magari non c'è una porta, ma se riuscite a buttare giù un pezzo di muro trovate il resto del seminterrato. Un vicolo cieco. Non c'è però un buco come ti aspettavi di trovare. Un vicolo cieco. Il muro è il classico muro maltato. Mattoni malta, pietre malta. Sembrano, non sono mattoni, sono pietre di quelle belle, robuste, antiche che venivano usate quando Sigmar non era ancora imperatore. Okay. Dobbiamo passare di qui? Beh, se ti serve, farlo fammi saltare, sapere. Vero? Sì, mi puoi fare dei buchi con le dita? Ok. Non credo provare. Tu riesca a sciogliere una parete. Occhi del drago colpito nel segno! Oh, signore. Lancio la cometa di Sigmar contro buchi. Il muro. Beh, lui non hai detto quanto grossi. E ho fatto così! Ho fatto col dito! Ma è Alarico. Ho capito, ma fra il dito e la cometa, cazzo, speravo ci fosse un po' di differenza. Tu l'avessi chiesto a Shin di Nanto, sarebbe stato perfetto. Non ho poteri che faccio con le dita. Come no? Io mi ricordo quando ero in taverna e fatto così sul tavolo e il tavolo è diventato nero. Sì, energia mortale. Vabbè, ma io mi aspettavo nel muro. Invece no, lui lancia una cometa di Sigmar. Vabbè, e fa un buco anche quello. Vuoi anche lanciare una difficoltà o... Sì, giusto. No. Sì, dimmi la difficoltà. Beh, per colpire un muro. Non è per, tanto per colpirlo. Colpirlo lo colpisci. Sì, ma se faccio un vantaggio ignoro il soc, tutto il soc, di qualsiasi cosa. Però devi colpirlo. Però devi comunque... No, il problema, ripeto, non è colpirlo, è un muro. Il problema è avere abbastanza forza da buttarlo giù. Ok. Sì, sì, come la porta. Come la porta, la difficoltà è certa. Ma quello non è il soc. No, è anche incanalare l'energia. È un po' di tutto.
È successo anche la volta scorsa. La, la difficoltà non è solo ed esclusivamente il sto evitando o il... Ah, ok. Non è un tiro per colpire, generica. Basta. Però io qua sto invocando la cometa. Appunto. Sì, ma ah, no, la invochi sì. E poi con un altro tiro la lanci. Colpisce, no, no. Quattro insuccessi, quindi uno, due, tre, quattro. Sono due successi e quattro vantaggi. Due successi. Se sono... Vabbè. Quindi polverizzato il muro? Sono... Sette... È pur sempre una cometa. Se sono... zero, posso scegliere che lato è conservative? No, è sempre conservative. Ok, sono a zero. Quindi sono sette danni e ignoro il suck. Ok. Butti giù con tutti i miei vantaggi la può fare silenziosa. Cioè, non la voglio fare po- silenziosa. Vabbè, non mi hai detto di farlo in silenzio. Beh, devo dire che tra le cannonate di sopra e il la resto... gente nulla. Poi non c'è orchi qua. Fai esplodere il muro. Ed effettivamente l'idea di Barin era giusta. Dall'altra parte c'è il seminterrato. Prova allargato, immagino. Avrò fatto il buchino così. No. Hai fatto un bel danni, buco. Hai fatto un bel buco. E ignori però il soak. Quindi hai fatto un bel buco. Non abbastanza magari da passarci senza... No. Però si vede tranquillamente. Così oltre. Va bene? Al resto ci penso io. Guardando grazie, dall'altra parte... Scusa, così va bene? Guardando dall'altra parte del muro... tu ti aspettavi di trovare la stanzetta con le trappole, la pietra che aveva nascosto, dato che hai visto no, proprio quello mi basta un ingresso. Vabbè. Non volevo essere così fortunato. Infatti tutto quello non c'è. C'è però una stanza e al centro della stanza c'è che era il magazzino della torre. Al centro della stanza vedi che alcune cose sono state spostate molto brutalmente, probabilmente dagli orchi o da qualcun altro, e è piazzata nel centro della stanza una scatola di metallo nera alta, è un cubo di 90 centimetri per lato più o meno. Al centro piazzata al centro, no, è piazzata per terra al centro. Quanto è spesso il muro? Sono delle pietre abbastanza robuste perché sono di quelle vecchie. Una trentina di centimetri. Sì, 30, anche 40. Ti serve una mano? E gli passo la mia apparente incensiere da battaglia che da un lato può essere usato tipo anche come spranga. Sì, grazie. Vedi che anche Olaf si sta mettendo a indebolire le pietre lungo... No, fatemi dei buchi. Io gli do a Balin. Fatemi dei buchi. Ok. Grossi come un dito. Ah. E non di traverso, perforato. Un dito. Ma non possiamo aprirlo un po' di più? Ci penso io. Te fai dei buchi grossi come dei diti. Io ci passo dalla falla. Infilandoti e facendo un po' di contorsionismo, ma non eccessivo, sì. Anche Alarico ci passa perché... Io sono tolto. È anoressico. Olaf pure ha dei problemi a passare. Io vedo Cutarion che sta guardando il buco e faccio ottima idea, vado dall'altra parte e inizio a fare leva dall'altra parte. Quindi ti infili? Sì, dall'altro lato. Ok, voi vi infilate dall'altra parte, iniziate a spingere. Vabbè, gli do una mano ovviamente. Olaf tira verso l'esterno. Faccio un po' di leva ma poca perché ho forza nulla. Ma le pietre vengono via? Beh, dopo essere state un po' smosse, allora non c'è bisogno di usare l'esplosivo. Ci mettete un attimo, ma riuscite a creare un passaggio da cui riescano a passare sia Barin che... Cioè tu mi hai detto farlo in maniera silenziosa e poi volevi usare l'esplosivo. Microcariche. Sì. A SWAT. A SWAT funziona o Education? Ma non c'hai il G4. Vabbè, ho un po' di polvere da sparo, uso quello che ho. Polvere da sparo la metti in un buco. Un po' di etere. Quello è per me. Polvere da sparo la ci vogliono i candelotti di dinamite, altro che polvere da sparo. C'è la Red Bell Coat che la faccio sempre. Ma non fa un po' col rumore. Non è una microesplosione. Sulle microesplosioni. Esatto. Quello della Acme, no? Esatto. Praticamente rasa al suolo la città. Ma infatti io sono come Willy Coyote. Guarda, bisogno... spero che tu non mi diagnostichi mai una microfrattura. Perché a quel punto potrebbe essere complicato. Esatto. Spezzato in due. Esatto.
No, ma non è micro frattura. È malato immaginario. È sano come un pesce. Esatto. Riuscite a fare un passaggio abbastanza grosso e nella torre non sentite poi altri suoni se non... Non sono state lanciate altre cannonate verso la torre, ecco. Chiamalo del metallo, per cosa, Coboldo? Probabilmente perché abbiamo detto spingo. Non lo so. Scatola nera, scatola nera. Il tipo nera, era scatola nera. Shulman. Shulman. Com'è fatta la scatola nera? È un cubo di metallo in cui non si vedono... Non ha aperture, lucchetti. Mastro Shulman! Urlando, non urlo perché c'è gente in giro qua, però... Sto urlando. Mastro Shulman! Urlando, non urlo, ma sto urlando. Se non mi avvicino alla scatola sento qualcosa, mi si rizzano i peli. Beh, dopo è una brutta sensazione in generale perché non è una bella sensazione quella in cui vi trovate. Però se vuoi avere una sensazione un po' più accurata... Ricordati che tu sei più fortunato che bravo. Certo. Fai un tiro di willpower a difficoltà 4, perché non sei un mago. Quindi se succede... Però quando fai qualcosa in cui non sei addestrato, puoi prendere la fortuna del gruppo per avere due bianche. Sì, che io ho due di willpower, quindi mi lascio immaginare quale figurazza di merda. E due bianchi. Difficoltà 4. Ci voleva un mago, ma Ral purtroppo è ancora alla torre adatta. E l'altra l'abbiamo fatta fuori. No. Di poco, però, di molto poco. C'hai vantaggi, però non esisci. Due vantaggi. Che un fallimento, non hai una sensazione precisa di... È una cosa malvagia. Cioè, non è la stessa cosa di quando avete affrontato gli scheletri, per dire. Mm-hmm. Hai una pessima sensazione, un po' come Han Solo quando sta per succedere qualcosa. You have a bad feeling. E ti rendi anche conto che questa scatola è completamente fredda, nonostante voi sentiate da sopra il calore che comunque un po' riempie anche la stanza, perché le fiamme stanno bruciando sopra di voi. La torre, quello che non è stato fatto a pezzi, probabilmente sta bruciando. In questa stanza però sentite il calore intorno e la scatola davanti a te è completamente fredda, gelata. Che non è una buona cosa. Mastro Shulman! Oh, ma qualcuno gli dice sta zitto, forse ci sarà, appoggia la pietra sulla scatola. Ma sei scemo? Fallo tu. Ok. No. Vado a prendere l'elmo. No. Fermo. E Olaf si avvicina alla scatola nera. Aia. No. Se tira fuori la pistola e mi nascondo dietro Barin. No, non ha tirato fuori, anzi rimette via la pistola. Ok. Barin è ancora al di là del... Perché non mi fido della sua mira, allora vado dietro il muro. No, il tiri di Olaf. No. Ecco. No, vabbè, dai. Attenzione. Ha fatto due peggio. E due svantaggi. Due svantaggi è che spara. No, non spara. Ha messo via la pistola, ha riposato anche il suo coltello, spada, macete, quello lo chiami coltello, questo è un coltello, ecco. Esatto. E appoggia le mani sulla scatola, vedete che sta mormorando qualche cosa, è una preghiera a Sigmar. Ok, perché visto l'ultima cosa di Egon. E gli sta chiedendo, Sigmar, dammi la forza di vedere attraverso il male e sentire tutto il caos che deve essere purificato. Io sussurro, Sigmar, dagli la forza e lo benedico, la blessing. E vedete che quando appoggia le mani e si concentra per un attimo, si crea una crepa nel metallo. Eccolo là. E Barry ricostruisce il muro. Se ne va. Si crea una crepa nel metallo, vedete che lui rimane ancora più concentrato e la crepa mano a mano sta praticamente tagliando a metà la scatola. Lui però vedete che sta diventando sempre più pallido e sempre più affaticato mentre fa questa cosa, gli si formano dei cerchi sotto agli occhi, lo vedete sudare freddo, finché la scatola non si spacca completamente in due e lui cade, non è svenuto ma è... stremato dalla cosa. Compagno, dentro c'è qualcuno. Dentro la scatola? Sì, credo di sapere chi sarà. E non è una buona notizia. Shulman.
Cosa fa quella scatola, Mastro Olaf? Cosa vi ricordate di quello che avevamo detto degli ordini che stanno morendo uno alla volta? Mm-hmm. Questo... Ogni ordine viene ucciso. Ma Shulman era già morto, quello del suo ordine, era un celestiale. Sì, ho scoperto qualcosa su Shulman. Non era importante, quindi... Non era veramente un celestiale? No. Era uno? Dell'ordine della luce. Eccolo là! Ha cercato di far perdere le sue tracce, il suo nome non era nemmeno Shulman. Ho scoperto che non era un mago impazzito che se n'era andato, era effettivamente sotto copertura. Beh, quindi avevo ragione io che gli dovevo dare la pietra, hai sbagliato di nuovo? No, per fortuna non gli abbiamo dato la pietra. Altrimenti adesso Egon avrebbe la pietra. O magari l'avrebbe fermato. Più probabilmente. Ma è morto? Egon avrebbe la pietra, sì. Beh, un pezzo ce l'ha. No, poverino! No, aspetta, ce l'ho io. Vado a vedere se è veramente morto, prova a aprire i resti della scatola. A fatica la scatola si apre. Ti rendi conto che era una scatola di metallo spessa 7-8 centimetri? Perfetta? Perfetta. È probabilmente stata creata magicamente attorno a Shulman. Shulman vedi che è dentro con gli occhi completamente sbarrati e qualche cosa ha risucchiato la sua forza vitale, perché non ha segni, non è morto di asfissia e non è non ha segni di ferite o di altri traumi. Gli passo la sembra mano morto come quelli che sono morti nei cunicoli. Gli passo la mano sugli occhi e gli do l'estrema unzione. E vi rendete conto che è morto nella più totale e completa e assoluta oscurità, che è l'esatto opposto di della luce. Gli chiudo gli occhi, do l'estrema unzione. Ti rendi conto che la sua anima non è lì. Perché Mor non ti dà potere. Brutta cosa. Dobbiamo fermare chiunque sia stato, a costo di distruggere la torre. La torre? Credo che l'abbiano distrutta. Dobbiamo trovare Egon. Dobbiamo fermarlo. E su queste parole si chiude questa puntata di Warhammer. La 14ª puntata di Warhammer. Che si sta avviando verso un finale cupo e triste. Come è giusto che sia in Warhammer. Che dopo tutto è definito come un cupo e triste gioco di pericoli. Ci sta riuscendo. Già stasera non so come ho fatto uscirne vivo. Gli orchi picchiano. Ma Barin di più. Perché non ci aveva delle caccole da lanciarti addosso. Con le caccole forse la situazione sarebbe andata un po' diversamente. Comunque, quello che avete ascoltato era Fumble. Settimana prossima torneremo a giocare a Warhammer. Ma voi nel frattempo potete fare un'altra valangata di cose, tra cui leggere quanto Fumble è Fumble in realtà, su fumblegdr.it, nella sezione blog. Potete ascoltare Epoca, di cui è uscita la seconda puntata, e potete ascoltare Sidequest, di cui è uscita la 12ª puntata. Sì, qualcuno chiede nel voce nella testa, ma Continuo no, Continuo non riprenderà perché è giusto che sia finito così. Magari si farà una puntata speciale un giorno nel futuro, ma non è adesso quel giorno. Ma non è questo il giorno! Esatto. But it is not today. Se non sapete cos'è Continuo, andate su fumblegdr.it. È un podcast di 20 episodi in cui ho raccontato la mia vita attraverso i videogiochi che hanno segnato delle cose importanti in momenti diversi. Potete andare su iTunes a lasciare delle recensioni a 5 punti a 5 disperazioni. A 5 disperazioni. Sia per abbiamo Fumble. Fatto un cazzo qua a Warhammer, cioè per il mondo, per il resto non abbiamo fatto praticamente niente. No. Potete lasciare delle recensioni sia di Fumble che di Epoca che di Sidequest. Sidequest le dovete lasciare a Fumble, però lo potete fare. Potete dire, ah, io preferisco Sidequest di Fumble. Non che c'è anche su Spreaker. Non ci offendiamo. Ci trovate ovviamente su Spreaker, trovate i video su Facebook, trovate i video anche su YouTube, ma su Facebook si vedono meglio. E vi invitiamo a diventare soci di QWERTY o a fare delle donazioni a Fumble e a QWERTY. Se già siete soci, potete fare come hanno fatto tanti dei nostri fan, regalandoci qualche cosa, ad esempio... È quello che stavo cercando. Sto paccone da 6 kg di roba di Guerre Stellari e Assalto Imperiale.
Ringraziamo anche chi ci ha fatto alcuni disegni delle vecchie campagne che domani pubblicheremo al Camper. Fatto grazie. La prossima puntata di Com'è quel gioco è in arrivo. Non sarà su Assalto Imperiale perché l'abbiamo ricevuto oggi e quindi non l'abbiamo fatto in tempo. Ma presto arriverà una puntata di Com'è quel gioco a tema GDR. Sì. Più o meno. Più o meno. A grandine. Sì. Non spoilerare. Non spoileriamo. Ho detto solo GDR a grandine. Però c'entra solo Baldur's Gate. Vabbè, allora. Eh? Non ha spoilerato. Non ho spoilerato. No. Per qualunque altra cosa ci potete scrivere su Twitter @FumbleGDR, ci potete scrivere sulla pagina di Facebook, ci potete scrivere una mail a gamemaster@FumbleGDR.it. Noi ci sentiamo settimana prossima, un'altra puntata di Warhammer, un'altra puntata in cui si scoprirà se Egon alla fine ce la farà, che gli manca poco. Dopo solo le tre mutapietre che gli abbiamo dato. A proposito di Game Master, non c'era una risposta da dare? Giusto, mi stavo quasi dimenticando che a proposito di Guerra Stellare e Assalto Imperiale ci è stato chiesto. In Germania in particolare alcuni gruppi di giocatori hanno deciso di non giocare più a Guerre Stellari, gioco di ruolo, perché l'ultimo film o gli ultimi film hanno secondo loro rovinato l'universo di Guerre Stellari e quindi in un impeto di malvagità verso se stessi hanno deciso, e allora non ci gioco più neanch'io. La domanda era: secondo voi questa cosa ha senso e voi ci giocherete ancora? La mia risposta, mia personale, è sì, perché per quanto l'ultimo film non mi sia piaciuto, Guerre Stellari non è l'ultimo film. Sì, a parte che ce ne sono stati altri 7 prima, 8 prima. Sì, ma perché vuol dire? Poi, se un gioco lo fanno bene, che è bello e divertente, non c'entra una mazza quel film. E poi non dimentichiamo che di Guerre Stellari c'è una quantità di universo espanso che la Disney avrà tolto dal canone, ma non toglierà dalla mia testa. È già Revan. Non solo, secondo me, visto proprio che è una decisione in contrapposizione, il gioco di Guerre Stellari è l'unico modo che un fan ha per disegnare le sue storie, per stabilire il suo canone, se non gli piace il canone che ha stabilito. Cioè, capisco questa cosa con tipo la EA che ha fatto la porcata di quelle microtransazioni, allora hai sabotato, ma lei ha sabotato Battlefront, non Guerre Stellari, perché ha fatto una cosa alla casa che l'ha prodotto. Esatto. Se qualcuno produce un gioco da tavolo o un gioco di ruolo che è fichissimo, anche se gli ultimi 5 film avessero fatto cagare, hai la tua storia da giocare, che in realtà è in parte, però. Quindi la nostra risposta è sì, ci giocheremo ancora. Giocate. Scusate. Voi andate a giocare. E poi non vi viene voglia appunto di questo, per hanno fatto un film che magari non vi è piaciuto, quindi voi dite quello era un film di merda, mi farò la mia versione che è più bella. Esatto, parti esattamente nello stesso punto e fai vedere che non avresti fatto quelle cose. Esatto, fai vedere che fai morire Leia, quindi poi spoiler, elimini Porg, poi spoiler uno, adesso cazzo, chi ne, cioè uno, i fan l'avranno visto tutti, è passato neanche un mese. Ma dai, appunto, è passato un mese, è possibile comunque che uno gioca a Kylo, uno gioca a Rey e scelgono le cose differenti e diventano imperatore e imperatrice della galassia. Esatto. Se avete delle risposte diverse potete scrivercele e ne discuteremo amabilmente sui diversi social dove ci trovate. Certo che sì. Quindi andate a lasciare delle recensioni, andate a scriverci e ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di Warhammer. Martelli! Preparatevi ai samurai perché presto arriveranno quelli. Yeah!